Buonasera e benvenuti anche questa settimana a una nuova puntata del Punto Punto Web. Anche questa settimana puntata ricca di ospiti e di argomenti. Inizieremo con il capitano Fabrizio Rosati, comandante della compagnia Carabinieri Giarre, con cui parleremo della recente operazione Luna Park. E poi continueremo a parlare della vita amministrativa di Taormina con il sindaco Mario Bolognari e ancora spazio dedicato alla nostra ormai consueta rubrica di psicologia con la dottoressa Eva. E poi parleremo di Sanremo 2021 con la giornalista Sandy Sciuto e ancora torneremo sul caso della famiglia Marino di Zafferana Etnea, e ancora andremo poi a parlare di arte con Serena Pagano per poi chiudere con lo sport questa settimana dedicata al Papiro Volley Fiume Freddo. Ne parleranno il giornalista sportivo Alfio Giuseppe Grasso e il direttore sportivo del Papiro Volley Nunzio Currenti. Iniziamo immediatamente però col nostro spazio, il nostro appuntamento con gli Scomicon di Edoardo Puglisi, dell'artista internazionale Edoardo Puglisi, che ogni settimana ci regala queste vignette che sono poi anche delle occasioni di riflessione, delle occasioni per parlare e trattare anche di alcune tematiche sociali. Ecco che questa settimana abbiamo questa vignetta dedicata al problema, insomma, che ci riguarda da vicino e che riguarda anche no i nostri territori, quello della spazzatura, delle microdiscariche che si accumulano spesso in alcune zone del territorio. E tutto sembra colorato, tutto sembra bello nella vignetta di Edoardo Puglisi, in cui vediamo però vediamo uscire delle braccia da questo cumulo di spazzatura di qualcuno che chiede aiuto e poi la vignetta, lo Scomicon della settimana, chi di spazzatura ferisce, nella spazzatura finisce. E noi ringraziamo, come sempre, Edoardo Puglisi per questi spunti di riflessione. Andiamo adesso a collegarci con il nostro primo ospite, il comandante della compagnia Carabinieri Giarre, il capitano Fabrizio Rosati. Buonasera, capitano, e grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera. Allora, noi ne approfittiamo anche per darle il benvenuto perché è la prima volta che la ospitiamo in trasmissione da quando si è insediato qui a Giarre, si è insediato lo scorso settembre. E il capitano Fabrizio Rosati, benché giovanissimo, appunto solo 29 anni, originario di Viterbo, viene insomma dal NORM di Foggia, comandante del NORM della Compagnia Carabinieri di Foggia, della quale ha retto il comando fino appunto allo scorso luglio. E al NORM di Foggia nell'ottobre 2019 ha diretto le indagini volte alla cattura di Aguilar Cristoforo, ricercato perché evaso dagli arresti domiciliari in Germania. E annovera anche delle missioni internazionali, la missione NATO dal 2016-2017 in Afghanistan e la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia del 2018. Comandante, capitano, nel territorio appunto di Giarre, che annovera poi diversi comuni, quali dinamiche ha trovato? Sì, non mi è giunta, sono fermato nel territorio di Giarre che annovera diversi comuni. Sì, forse l'audio arriva leggermente in ritardo. Dicevo, che tipo di territorio ha trovato? Quali dinamiche? Sì, il territorio che ho trovato mi sembra un territorio molto vivo, un territorio dinamico, e diciamo, non ero mai stato in Sicilia, per cui ne sono rimasto particolarmente affascinato sia per il tessuto sociale sia per le attività che ho trovato sul territorio. Certo, se per le dinamiche lei si riferisce, chiaramente immagino alle dinamiche criminali,
possiamo fare riferimento a quelle che tutti i giorni o quasi salgono agli onori della cronaca e che quindi in qualche modo rallentano probabilmente quella parte di popolazione che invece ci tiene a uno sviluppo importante, a uno sviluppo civile e legale di questo territorio. Capitano, lei ha preso parte, appunto, come ho detto all'inizio, fra l'altro anche ad alcune importanti missioni all'estero. Quanto hanno influito sulla sua formazione e sull'attività a capo della compagnia, prima di Foggia e poi adesso di Giarre? Beh, le esperienze che ho avuto modo di fare all'estero certamente hanno influito, soprattutto dal punto di vista umano, in termini proprio di ciò che lascia dentro operare in territori del genere. Dal punto di vista invece professionale, va detto che operare in Medio Oriente, operare in Nord Africa è certamente molto diverso che non invece operare nel territorio nazionale. Non solo per le modalità di intervento, ma anche proprio per le problematiche operative che ci si pone tutti i giorni. In questo, ciò che probabilmente invece ha influito po molto positivamente, ritengo, sulla mia capacità gestionale di oggi, è la permanenza, l'esperienza fatta e la professionalità acquisita presso il 13° Reggimento di Gorizia, che è un reparto d'élite dove ho lasciato il cuore e che mi ha veramente formato moltissimo. Noi ricordiamo intanto che appunto siamo in diretta e proprio si può ovviamente commentare e fare anche domande in diretta. Forse intanto è arrivato anche un commento, mi pare di vedere Salvatore Caltabiano, onore ai carabinieri e tutte le forze armate per il loro egregio lavoro che svolgono ogni giorno, ad maiora semper. E poi c'è un saluto per me. Intanto è Gennaro Miano che scrive: Ciao Rita, buonasera a tutti gli ospiti. E andiamo, capitano, andiamo a parlare appunto dell'operazione Luna Park, la recente operazione Luna Park che ha visto coinvolti 5 minorenni all'epoca dei fatti. E il provvedimento trae origine peraltro da un'attività di indagine condotta dalla compagnia Carabinieri Giarre dal luglio 2020. È Sì, un'operazione, è stata un'operazione l'attività prende complessa, origine diciamo che è appunto da rimasta quello. delle tappe fondamentali. L'operazione trae, come ha detto giustamente lei, origine nel 2020, nel luglio del 2020, quando si è verificato il primo episodio criminoso, forse anche il più grave di quelli in contestazione, cioè il sequestro di persona di una delle vittime. E sicuramente quella è stata già la prima tappa fondamentale, quando alcune delle vittime hanno ritenuto di richiedere l'ausilio dell'arma da subito richiedendo un intervento al 112. Quell'intervento, sebbene non ha permesso nell'immediato di diciamo, operare arresti in flagranza e quindi disarticolare immediatamente la baby gang, ha comunque permesso però di raccogliere evidenze da subito, di identificare alcuni dei rei e il secondo step certamente più importante di questa operazione è stato poi nel settembre, quando a seguito di alcuni altri fatti delittuosi, sempre in contestazioni, quindi parliamo di rapine e estorsioni, le vittime hanno deciso di integrare, di sporgere un'ulteriore denuncia, permettendoci poi con questo di integrare la nostra attività di indagine e quindi di svilupparla in maniera ancora più compiuta. Qual era il modus operandi appunto della Baby Gang? La Baby Gang si avvaleva di una forza intimidatrice che avevano nei confronti delle vittime, oculatamente scelte proprio per la capacità che avevano di incutere timore in loro, appunto, nelle vittime. E il metodo era essenzialmente caratterizzato dalla violenza fisica e verbale nei confronti dei soggetti di volta in volta prevaricati dalla loro prepotenza criminale. Tra i reati compiuti dai minorenni c'è anche quello grave del sequestro di persona.
Sì, questo a mio avviso è probabilmente il reato più grave di quelli in contestazione ed è anche particolarmente inquietante se si considera non solo che è stato appunto dai soggetti anche attivati, ma proprio per le modalità con le quali si è svolto. L'evento allorquando una delle vittime intervenendo in supporto delle altre ha in qualche modo come dire, innescato l'ira di quello che era il più grande di età e un po' anche il vertice, potremmo dire, di questa baby gang, il quale prontamente ha subito chiesto l'intervento di altri soggetti già inseriti nel tessuto criminale e più grandi di loro, quindi pienamente adulti, i quali sono accorsi in supporto per sequestrare la vittima, portarla in un parcheggio adiacente, dove lui poi sarebbe dovuto scusare in ginocchio. Ecco, queste dinamiche, se applicate e se si considera che vengono vissute da di fatto minorenni, sono veramente inquietanti e probabilmente lasciano trasparire il più grave dei reati tra i capi di imputazione. E la collaborazione delle vittime è stata fondamentale per identificare i componenti della baby gang operante nel comune di Riposto, che è segno di una fiducia oramai consolidata nell'arma. Io la ringrazio per questa bella osservazione. Non so se possiamo parlare di fiducia ormai consolidata nei confronti dell'arma, non sta certo a me dirlo. Certamente il fatto che in un comune come Riposto, dove anche a seguito delle recenti operazioni antimafia non ci sono state molte denunce, la vedere dei giovani, delle vittime che trovano il coraggio di riuscire a denunciare è proprio lo sviluppo che il territorio sta avendo in questo senso, perché in ogni caso denunciare vuol dire scegliere da che lato stare in queste vicende, vuol dire scegliere di potersi affiancare allo Stato per cercare di rendere migliore e cercare di rendere sicuramente più sicuro questo territorio. In passato, diciamo, non è stato sempre così, anzi, spesso c'è stata paura invece da parte delle vittime di denunciare. Quindi, insomma, appunto, come dice lei, questa maggiore collaborazione segna comunque una svolta, un passo in avanti e comunque risultato anche del lavoro fatto in questi anni dall'arma, appunto. Sì, assolutamente. Io penso che queste denunce che stiamo iniziando a collezionare denotano una svolta che il territorio sta avendo e sicuramente una svolta peraltro positiva, chiaramente frutto del lavoro che chi mi ha preceduto e i militari che stanno qui da molti anni hanno incessantemente portato avanti anche in contesti spesso non particolarmente permissivi. Capitano, però quanto lavoro c'è ancora da fare appunto sul territorio e in che direzione si orienterà la sua azione? Beh, il lavoro sul territorio certamente non è terminato, anzi sicuramente ce n'è ancora da fare. Quanto non glielo saprei dire, lo scopriremo negli anni di mia permanenza qui, quanto lavoro ci sarà stato da fare e quanto ne avremo fatto. Per ciò che riguarda il mio orientamento, che poi è l'orientamento fondamentalmente dell'istituzione, è quello di improntare le nostre attività alla vicinanza al cittadino. Da sempre l'arma si è distinta nel panorama delle forze di polizia per questa spiccata tendenza alla prossimità, sia geografica, perché è chiaramente la forza di polizia con maggiore capillarità sul territorio, ma anche umana, mi verrebbe da dire. Per cui sicuramente la mia azione di comando sul territorio è quella di orientare i miei uomini per quanto possibile, a una sempre maggiore vicinanza al cittadino, che poi è la nostra forza quando si tratta di sviluppare indagini, come abbiamo visto proprio l'indagine sulle baby gang, la nostra forza è stata la collaborazione del cittadino.
In una nota inviata alla stampa, il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, ha espresso un plauso nei confronti dell'attività investigativa svolta dalla compagnia Carabinieri di Giarre. E, si aspetta, ecco, maggiore riconoscenza, o meglio, maggiore collaborazione dell'operato dell'arma da parte dei sindaci del territorio, perlomeno fino adesso ha visto. Ecco, una collaborazione da parte proprio delle amministrazioni comunali, dei sindaci. Quindi devo ammettere con piacere l'iniziativa del sindaco Caragliano è stata accolta veramente con piacere, non tanto per il plauso rivolto all'istituzione, quanto soprattutto per la vicinanza espressa alle vittime. E io penso che in questo sia proprio la chiave di lettura del messaggio che il sindaco ha voluto indirizzare alla popolazione, cioè far capire che le istituzioni tutte, quindi non soltanto l'arma dei carabinieri che in questo svolge la sua azione repressiva e la sua azione di tutela della sicurezza pubblica, ma le istituzioni tutte. E tra l'altro nel comunicato venivano citate, se non ricordo male, anche l'associazione anti-estorsione di Catania, e quindi anche le associazioni sono poi vicine alle vittime. Perché secondo me, e questo è fondamentale, e devo dire, ripeto, veramente encomiabile l'iniziativa del sindaco Caragliano, è fondamentale che le vittime non si sentano sole. È fondamentale che riusciamo tutti quanti a fargli capire la vicinanza dell'istituzione, la possibilità di intervento dello Stato in questi reati che ormai non sono più impunibili né impuniti, come poteva essere magari 30 anni fa o 40 anni fa, ma è poi importante e fondamentale far capire che c'è tutto un dopo, cioè c'è un dopo le misure, c'è un dopo l'indagine, che è affrontare il processo, affrontarlo a testa alta, affrontare quindi tutte le conseguenze delle proprie denunce serenamente, e in questo il ruolo delle istituzioni, il ruolo dei comuni, il ruolo delle associazioni è fondamentale per far capire che le vittime non sono sole. A proposito, appunto, ha nominato l'associazione, cioè l'ASEC, che si è subito messa a disposizione proprio in questi giorni per non lasciare appunto sole le vittime. Sì, assolutamente. Io sono stato anche in contatto con il presidente dell'ASA e alcuni esponenti, diciamo, dell'associazione nel mio territorio, e da subito hanno avuto la sensibilità di voler accogliere le problematiche che loro conoscono forse anche meglio di quanto noi possiamo conoscere noi investigatori, connesse appunto all'emotività delle vittime nel momento in cui lo denuncia, poi riesce, suffragata dalla nostra attività investigativa chiaramente, ma riesce poi a portare dei risultati concreti in capo agli aguzzini. Ovviamente quelli sono dei momenti delicatissimi, l'attività delle vittime, ed è fondamentale sull'argomento riescano a stare vicino alle vittime, riescano soprattutto a indirizzarle affinché possano accedere a tutti i diritti che lo status di vittime gli attribuisce, perché poi ormai, diciamo, la normativa è piuttosto evoluta, quindi anche le vittime hanno dei diritti in termini risarcitori, ma in alcuni casi anche in termini di esenzione da alcuni tributi per poter, come dire, andare avanti nella loro attività lavorativa, che in quel caso si è visto appunto in qualche misura ridimensionata o vessata dalla prepotenza criminale degli indagati. Bene, capitano, noi insomma non possiamo che augurarle buon lavoro e speriamo di ritrovarla presto e niente, insomma, da parte della nostra redazione le auguriamo appunto buon lavoro a lei, chiaramente a tutta la compagnia Carabinieri Giarre, che lo ricordiamo, insomma, non ha di competenza appunto soltanto Giarre, ma tutti quanti i territori della fascia ionica e in parte, insomma, pedemontana. Quindi, insomma, quindi il territorio comunque è ampio e sicuramente complesso.
Sì, io la ringrazio dell'augurio, la saluto e auguro una buona serata a lei e a chi ci sta ascoltando in questo momento. Grazie, al capitano Fabrizio Rosati, comandante della compagnia Carabinieri Giarre. Buonasera. Bene, e adesso, dopo lo stacchetto, seconda parte del nostro programma. La seconda parte del nostro programma, come già anticipato, è dedicata all'intervista con il sindaco di Taormina, Mario Bolognari. Allora, andiamo a collegare. Di nuovo uno. No, no, veramente di nuovo, io non ne posso. Pronto? Salvi, Ti io pare? per H24, il Filippo sei corrista di due periodi, come tu puoi chiamarmi Camilla? Sì, senta, lei non mi può importunare ogni volta che lavoro. Basta. Ah sì? Ma perché io cosa faccio secondo lei? Oh? Io in questo momento lavoro, non è che non è gioco per me. Importunare ogni volta che lavoro. Basta. Ma perché io cosa faccio secondo lei? Oh? Io in questo Non la sento più. Pronto, Rita? C'è ancora Rita? Sì, allora. Dicevo, non mi puoi importunare ogni volta che lavoro. Ancora? Io ho ripetuto, io pure lavoro, non è che sto giocando. Lei lavora perché secondo che cosa faccio io? Lavoro, non gioco. Ha ragione, mi scusi, però insomma io le dico subito che ho pagato le due bollette che le ricordo erano rispettivamente di 150 euro e di 90 euro. Ma lei cliente modello, brava, ma può essere tutto come lei. Ah. Sì, Brava. certo. Va bene. Posso sapere perché ho chiamato, quindi visto che appunto sono in regola? No, Altra offerta, no? Naturale, no, no. sì, ah, Rita, dimenticavo di dire che la nostra conversazione è registrata. Appunto, no. Sì, è registrata, giuro, è registrato, sto registrando adesso, sì. L'ho capito, ma sappi che da questo momento io dirò sempre no, anche perché le dico che dopo aver pagato la vostra truffa, io sono passata ad un altro operatore. No, come ha potuto tradire me così, Rita? Come ha No, io non ho tradito nessuno, tra l'altro nel contratto c'era scritto che potevo recedere entro 15 giorni senza pagare penale, quindi io l'ho fatto il giorno dopo, per cui sono in Ah, regola. in contratto c'è scritto così sicuro? Sì. Sì, ah, lei ha detto sì, oh, su fiducia lei ha scelto, c'è mia nuova proposta, grazie Rita, veramente su fiducia, grazie. Io non ho accettato nessuna offerta, anche perché lei neanche me l'ha fatta l'offerta. Oh, ha ragione, scusa Rita, ha ragione. Oggi offerta riguarda connessione da internet di telefonino, ma io non ho ancora detto. Sì, infatti. Stavolta ha detto sì, offerta, perché io ho parlato di offerta, lei ha detto sì, infatti. Ok. Sì, No. invece sì, è inutile che continua a dire no, se invece dice sì. Io ho parlato di offerte di giga e lei ha detto sì. Vero Dimitri? Eh? Ma chi è Dimitri adesso? A Dimitri è mio fratello. Certo, capirai, scommetto che anche lui lavora per lo stesso operatore. No, 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 no. Mio fratello fa lavoro di porta per porta. Ah, è un rappresentante. No, ladro professionista. Cosa? Sì, ladro professionista. Lui bussa porta per porta. Se nessuno risponde, lui entra, svaligia tutto. Signorina Camilla, ma questo è un reato, cioè le vorrei dire che lei ha registrato anche questo. Ah, questo è un problema, io tolgo pezzo, cancello tutto, taglio, no problema. Certo, e se le dicessi che anch'io ho registrato tutto?
Ah, e se io dico lei che invece cancella, altrimenti io da mio fratello Dimitri indirizzo di sua casa che io sta. Allora lei cancella subito. Ah, e grazie per averci scelto. Ci sentiamo. No, Ciao, Rita. non io veramente non ne posso più. Ma speriamo che sia l'ultima volta con queste offerte. Bene, andiamo avanti. Allora ci colleghiamo, finalmente lo possiamo fare, con il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, che è in videocollegamento con noi. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Allora, sindaco, lei ha già, insomma, lei è arrivato a metà mandato e diciamo intanto qual è l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente? Ma allora, dobbiamo distinguere. Noi abbiamo un piano di riequilibrio approvato prima delle elezioni mie, per 18 milioni di euro di indebitamento. Questo naturalmente è una vicenda che si definirà nell'arco del 2021 e che speriamo di superare. Detto questo, la situazione finanziaria del Comune di Taormina non è tragica, nel senso che il bilancio è in equilibrio. Per il 2020 naturalmente sono venute a mancare entrate milionarie, ma i ristori governativi, soprattutto quelli del governo nazionale, hanno pareggiato e addirittura ci hanno rimesso in sesto. Faccio un esempio: per l'imposta di soggiorno abbiamo avuto un ristoro di 2 milioni di euro su 2 milioni e 4 che era l'introito del 2019, quindi insomma, grazie al governo siamo ancora in piedi. Quello che è incerto è che cosa succederà nel 2021, cioè se ci saranno effettivamente queste somme ancora disponibili, perché il 2021 comunque sarà un altro anno di sofferenza. Andiamo a parlare anche di opere pubbliche ed investimenti, molti dei quali hanno interessato la rete urbana e le opere architettoniche della città, nonché gli edifici scolastici. Sì, in 2 anni e mezzo noi abbiamo messo in movimento 9 milioni di investimento. Naturalmente questo è costato parecchio di impegno necessario perché non avevamo progetti in casa, abbiamo dovuto fare le progettazioni, abbiamo dovuto partecipare ai bandi, abbiamo ottenuto i finanziamenti e sono stati appaltati lavori per 9 milioni di euro. Altri 9 milioni di euro sono quelli che nel frattempo sono stati presentati e per i quali attendiamo una decisione sui bandi regionali. E il 90% di questo investimento riguarda i beni culturali e le scuole. Io questo lo porto come un merito, un vanto, perché puntiamo sulle cose che sono un investimento per il futuro. Possiamo appunto parlare nello specifico di qualcuna di queste opere che riguardano appunto i beni culturali e le scuole. Tutti quanti probabilmente conoscono il Palazzo Corvaia. Il Palazzo Corvaia è quel bellissimo palazzo quattrocentesco che si trova di fronte al Palazzo dei Congressi, proprio all'inizio della strada che conduce al Teatro Antico. Quindi, insomma, sono molti siciliani che sicuramente conoscono questo palazzo. Era danneggiato, aveva delle infiltrazioni dal tetto, era non a norma. Quindi abbiamo presentato un progetto per 1.200.000 euro circa che sono andati in appalto e i lavori penso prenderanno tutto il 2021, ma ci restituiranno un edificio assolutamente di primo livello, assolutamente di primo livello. Ricordo che la sala grande al primo piano è chiamata dal Parlamento perché lì si tenne la prima riunione del Parlamento siciliano. Per quanto riguarda le scuole, invece, sindaco. Per quanto riguarda le scuole, la scuola dove io ho frequentato le scuole elementari, cioè la Vittorino da Feltre, che è un edificio storico, un edificio importante, insomma, dove si sono formate generazioni di taorminesi,
Anche quello per 1,8 milioni abbiamo avuto il finanziamento, i lavori sono in corso, c'è un piccolo problema che riguarda l'impianto elettrico per il quale dobbiamo avere una piccola integrazione di somme, ma insomma è un grande intervento che restituirà una vecchia scuola tradizionale proprio al centro della città, del vecchio centro storico. E quindi darà una prospettiva migliore a tutti quei bambini che nei prossimi decenni dovranno frequentare le scuole senza spostarsi lontano da casa. Andiamo alle attività produttive. L'amministrazione ha voluto dare un'impronta gestionale orientata verso una maggiore salvaguardia del territorio al fine di restituire al centro storico di Taormina il pregio dei monumenti e delle architetture, come dicevamo, facendo risaltare appunto la bellezza in essi contenuta. Sì, sono diverse le misure di intervento. Io aggiungerei che al di là di quelli che erano le intenzioni e i programmi dell'amministrazione comunale che io presiedo, questa pandemia sta facendo riflettere tutto il mondo su che cosa deve essere il turismo nei prossimi anni, su quali compatibilità dobbiamo puntare e si punta maggiormente su un turismo lento, su un turismo più culturale, su un turismo, diciamo, votato alla contemplazione piuttosto che al mordi e fuggi. Quindi il nostro programma si incontra con le nuove esigenze di una sfida epocale che noi abbiamo di fronte. Per fare un esempio, in uno dei prossimi consigli comunali andrà in discussione un regolamento, quello sull'uso del suolo pubblico, che è una vecchia questione, perché chiaramente tutti i bar, tutti i ristoranti vorrebbero comunque anche avere un affaccio sulle piazze, sulle vie del centro storico. Questo naturalmente contrasta molto spesso con le esigenze invece di chi deve transitare, con le esigenze della osservazione dei monumenti. Il regolamento è molto rigoroso, un bellissimo regolamento che io sposo in toto, è stato elaborato dall'assessore al turismo, proprio perché punta a una riqualificazione del centro storico anche attraverso una più leggera, più rispettosa uso del suolo pubblico. Servizi sociali. L'assistenza è stata realizzata appunto ispirandosi ai valori della solidarietà umana e del rispetto dei diritti attraverso un complesso di interventi che hanno investito, diciamo, per lo più le forme delle prestazioni e dei servizi alle persone che vivono in uno stato di disagio sociale. Guardi, questa è una questione che mi sta particolarmente a cuore per una ragione semplicissima. Molti, quando sentono parlare o parlano di Taormina dall'esterno, pensano che tutto qui è oro, ma in realtà noi abbiamo una larga fetta della popolazione che vive dei disagi. Disagi di varia natura, compresa naturalmente il disagio economico. La pandemia ha sottolineato, purtroppo rafforzato questo elemento. Noi in questo momento stiamo assistendo circa 1.000 nostri concittadini su 10.000 residenti, i quali, avendo perso il lavoro, avendo perso qualsiasi fonte di reddito, devono accedere ai nostri servizi sociali per avere qualche aiuto, assolutamente non sufficiente, ma necessario per poter comunque tirare avanti. Quindi è importante che i nostri servizi sociali siano organizzati e siano efficienti, in grado di dare risposta ai cittadini. Purtroppo, ahimè, la normativa italiana e anche qualche normativa regionale, qualche volta ci mettiamo anche del nostro con le regolamentazioni comunali. Purtroppo appesantiscono di farraginosità burocratiche le varie misure, per cui insomma con sempre il retropensiero che l'italiano è il furbacchione che cerca di ottenere un aiuto non avendone diritto, però penalizziamo quelli che invece ne avrebbero diritto e ne avrebbero diritto immediatamente. E ci sono delle lungaggini burocratiche che spesso impediscono di intervenire prontamente ed efficacemente.
Tuttavia, da questo punto di vista abbiamo fatto dei grossi passi in avanti. L'assessore Francesca Gullotta è una vecchia leva, diciamo, di questo settore, che sta facendo veramente un lavoro straordinario anche in coordinamento con i comuni vicini. E parla insomma di numeri importanti, appunto, anche in termini di assistenza. Sì. Sì, non ho sentito bene la domanda. Si sente No, male? sono numeri importanti, appunto, quelli che ha detto, appunto, anche in termini di Sì, assistenza. naturalmente sono numeri pandemici, cioè sono numeri che io rilevo da questo anno in cui abbiamo vissuto questa grave crisi. Pensi soltanto a tutti gli stranieri che lavorano regolarmente negli alberghi, nei ristoranti, nei bar e che in questo o fanno i badanti, le badanti e che in questo momento si trovano intrappolati in Italia, senza lavoro, senza reddito, senza neanche una famiglia alle spalle che li possa aiutare. Sono prevalentemente del Bangladesh, di Sri Lanka e del Maghreb. E tutti questi, naturalmente, se non avessero avuto l'aiuto del comune, il comune che ovviamente utilizza risorse messe a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale o dal governo regionale, beh, questi insomma veramente avrebbero avuto gravi, gravissimi problemi. Il comune di Taormina, peraltro, è capofila del distretto sociosanitario numero 32 e lei, appunto, presiede il comitato dei sindaci dei 24 comuni che ne fanno parte. Com'è stato, diciamo, barcamenarsi in questo periodo complicato di pandemia, che peraltro non è ancora concluso? Allora, quelle sono misure anche abbastanza importanti dal punto di vista finanziario che ci provengono dal governo nazionale e anche dal governo regionale. E sono somme che noi utilizziamo attraverso dei piani, uno, il primo me lo sono ritrovato dalle amministrazioni precedenti, lo abbiamo portato a compimento, anzi lo stiamo portando a compimento proprio entro il 30 giugno 2021, ma nel frattempo stiamo avviando la programmazione per gli anni successivi. Sono somme discrete, importanti, e questo naturalmente io faccio da coordinatore del Comitato dei Sindaci, ma è la responsabilità di tutti, e mi fa piacere dire che al di là delle appartenenze politiche dei diversi sindaci e delle diverse amministrazioni, noi siamo un distretto composto da 24 comuni, quindi insomma, anche se sono piccoli, sono tanti, e ci troviamo molto in sintonia. Quando discutiamo, discutiamo di cose concrete, di fatti che riguardano famiglie, bambini, disabili, anziani, cioè cose concrete, e lì l'ideologia e il partito politico svaniscono, per fortuna. E ci troviamo veramente a discutere tra persone serie e penso, spero che insomma anche da questo punto di vista le cose stiano cominciando a funzionare. Anche lì c'è un appesantimento burocratico molto consistente, tuttavia insomma bisogna pure superare queste difficoltà. Lei come vede, cioè come vede questo periodo diciamo, teme questa terza ondata, questa nuova ondata, oppure insomma, ha speranza in questo arrivo massivo dei vaccini? Allora, diciamo che ormai abbiamo imparato a non fidarci troppo delle previsioni. A fare delle previsioni si fa sempre cattiva figura. Io direi questo, che non c'è dubbio che la campagna vaccinale è fondamentale, non c'è dubbio. Però se non viene accompagnata anche da un grande coraggio di investire sul futuro, che non significa mettere soldi anche, ma non significa solo mettere soldi, significa mettere anche nuove idee, nuovi progetti, sia dal punto di vista degli imprenditori, sia dal punto di vista anche dei lavoratori dipendenti, che non possono pensare
che nell'arco del 2021 tutto torna come prima, perché purtroppo non sarà così. Quindi noi abbiamo la necessità di far funzionare anche il cervello e capire che c'è una necessità di inventare cose nuove. Io ho visto che insomma la l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha incontrato gli imprenditori alberghieri, perché il settore del turismo è uno dei più colpiti, e sono state avanzate delle proposte, delle idee al nuovo ministro Garavaglia. E tutti quanti convengono sul fatto che il 2021 sarà un momento di la traversata del deserto. Perché attenzione, nel 2020 noi abbiamo chiuso a marzo. Gennaio e febbraio Taormina aveva avuto un aumento del 20% rispetto ai primi 2 mesi del 2019. 2019 che era stato il boom, il record storico. Quindi ci preparavamo ad una stagione splendida. E purtroppo abbiamo chiuso con meno 72% di presenze turistiche. Questo in termini di decine di milioni di euro significa una mazzata che abbatte un elefante. Taormina è, dal punto di vista turistico, un elefante, ma ha preso la botta in modo incredibile. Ci sono imprenditori che non sappiamo se potranno riaprire, non per decreto, non potranno riaprire per incapacità di affrontare le spese e di frenare le perdite di azienda. Quindi noi dobbiamo innanzitutto mettere al sicuro, mettere al riparo le nostre imprese. E se questo non viene fatto a livello nazionale, inutile parlare dei livelli locali, il singolo comune, sono cose che non portano da nessuna parte. Deve essere un grande sforzo nazionale e io direi europeo, intanto per salvare il salvabile, per salvare tutte le nostre aziende turistiche, gli alberghi, i ristoranti, i bar, che non possono fare affidamento soltanto sul turismo di prossimità, perché non è sufficiente. Taormina nel 2019 ha totalizzato 1.150.000 presenze, delle quali l'85% veniva dall'estero. Venendo a mancare questo apporto è come cercare di svuotare l'oceano con il cucchiaino. E questo naturalmente è il primo punto. Dopodiché si deve puntare veramente ad una riconversione. Per esempio, c'è il turismo fieristico, il turismo congressuale, sui quali Taormina può avere le carte per investire. Nel passato lo ha fatto forse troppo poco e timidamente. Bene, su questo noi ci stiamo giocando veramente le migliori carte che abbiamo. Stiamo mettendo a disposizione dei privati che lo vogliono gestire il Palazzo dei Congressi, proprio per cercare di sfruttare tutte le nostre possibilità e potenzialità per ripartire anche su versanti non tradizionalmente vissuti e sperimentati da Taormina. Ieri sera, sindaco della giunta municipale, ha approvato anche la delibera relativa al piano triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2021-2023 e il piano annuale delle assunzioni 2021. E, il piano appunto per l'anno 2021 prevede diverse misure, innanzitutto l'assunzione di 6 agenti di polizia municipale per appunto sopperire ad una carenza del corpo di polizia municipale. Sì, io ho dato questa notizia perché mi sembra importante, nel senso che nonostante tutte le difficoltà, noi dobbiamo dare il senso della prospettiva, il senso di di obiettivi da raggiungere. E abbiamo cercato di essere equilibrati. Per un verso abbiamo dovuto prevedere delle nuove assunzioni dall'esterno, perché appunto ci sono settori in grande difficoltà, il corpo della Polizia Municipale è uno di questi, ma anche il settore amministrativo, l'ufficio tecnico, però anche contemperando con una promozione, una progressione verticale degli attuali dipendenti, alcuni di quali sono precari LSU. Sono 25 che saranno stabilizzati nel 2021 e altri 8 più 3, 11 che
che dovrebbero transitare da una categoria più bassa ad una categoria più alta. Quindi anche valorizzare e motivare le forze interne che dovrebbero bilanciare quell'ingresso invece dall'esterno. È uno sforzo notevolissimo per il quale noi dobbiamo essere autorizzati dal Ministero dell'Interno perché appunto con il piano di riequilibrio siamo un comune in predissesto e quindi dobbiamo procedere a questo tipo di iniziative attraverso un nulla osta che ci deve provenire dall'alto. Tornando invece al turismo, possiamo già parlare di programmazione estiva, pur nella precarietà e insomma, del momento? Sì, allora, noi abbiamo approvato la settimana scorsa un calendario che ancora non definito, o meglio, è definitivo per le date, ma ancora deve essere ulteriormente arricchito perché dobbiamo discutere altre richieste per l'assegnazione delle date del Teatro Antico. Beh, insomma, c'è una stagione che va dal 9 di giugno al 25 settembre. Nelle quali prevediamo di fare, iniziamo con un concerto, poi faremo il Taormina Book Festival, che ormai è arrivato alla 11ª edizione. Che ormai Ci sarà. peraltro annovera nomi importanti il Tao Book. Avuto due premi Nobel contemporaneamente, i quali tra l'altro pubblicamente hanno dialogato tra di loro. Di nazionalità diverse, insomma, un'esperienza molto simpatica, molto carina. Vargas Llosa con la Ucraina, nota per essere stata denunciata e poi è tornata in patria, sfidando l'arresto. Due premi Nobel che hanno dialogato in pubblico sulla poesia, sulla narrativa, sulle questioni politiche internazionali, su Trump ancora a quei tempi era alla ribalta, adesso non ne parla più nessuno. Insomma, esperienze bellissime, sì, che ci ha regalato questo Tao Book di Antonella Ferrara, che io ringrazio sempre perché è una vivacissima animatrice culturale che non dimentica mai qual è la sua radice, la Sicilia, la Taormina, insomma, pur avendo questi successi che sono successi di carattere nazionale e internazionale. Poi c'è il Taormina Film Festival, che speriamo quest'anno di fare in presenza, e anche le opere liriche, i concerti, le danze, insomma, c'è un programma molto fitto. Io mi auguro che non si ripeta una chiusura o una limitazione di pubblico e che invece si possa, dopo il mese di maggio, aprire i teatri. Io questa è una cosa che non riesco a capire perché i teatri, i cinema, i musei, le aree archeologiche non si possano aprire, quando invece sono aperti luoghi molto più pericolosi e che creano molto più assembramento. Infatti, questa è una riflessione, un pensiero di molti, insomma, che insomma, non si. Guarda, io sono uno di quelli che per natura e per scelta ideologica, politica, culturale, come la volete chiamare, ho sempre rispettato le regole e non mi sono permesso in un anno di fare una critica gratuita o di sbraitare contro il ministro, contro l'assessore regionale, contro il presidente della regione, assolutamente. Lo sappiamo bene. Perché è giusto che in una situazione come questa ciascuno faccia il proprio dovere, cercando di mantenere un equilibrio istituzionale, una pace istituzionale, perché tutti devono spingere dalla stessa parte. Però mi prendo ogni tanto la libertà di dire che la penso in modo diverso anche su provvedimenti di persone a me politicamente vicine, ma che non riesco a condividere. Lo dico perché è giusto che ognuno poi abbia la libertà di dire tranquillamente e senza creare ulteriori pandemie cerebrali. Il proprio pensiero. Peraltro, Sindaco, mi pare che uno degli interventi fatti riguardi anche le naumachie a proposito di luoghi, appunto, di No, Taormina. le naumachie non sono di competenza del comune perché sono sotto l'egida del parco archeologico.
L'Enaomachie, no, abbiamo fatto degli interventi, stiamo facendo degli interventi sui privati, perché l'Enaomachie, insomma, per chi conosce i luoghi, è chiaro, si trovano sotto la parte destra, andando verso nord, del corso principale. Quindi tutte le case, tutti i negozi del corso principale, poi, per esempio, scaricano i loro rifiuti, i gabinetti, in una fognatura che si trova sotto le naumachie. E questo naturalmente spesso crea cose poco decenti dal punto di vista estetico. Quindi stiamo cercando di intervenire, tentando di convincere i privati a fare un piccolo investimento per incanalare bene, per evitare che ci siano percolamenti, che ci siano insomma guasti al monumento, che è un monumento eccezionale, eccezionale, che però purtroppo è un po' sacrificato da questa presenza umana che però purtroppo è la stratificazione della storia, insomma, non si può più togliere. Infatti. Bene, sindaco, allora con l'augurio, insomma, da maggio di ripartire appunto con il turismo. Io speravo nella Pasqua, questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che pare abbiano già deciso fino al 6 di marzo, quindi si scavalca la Pasqua, e beh, insomma, non è una gran bella trovata. Tuttavia, cercheremo di fare virtù di questa nuova mazzata, però sul mese di maggio-giugno ci contiamo parecchio, perché se a maggio-giugno noi abbiamo l'Inghilterra, la Germania e la Francia e in parte gli Stati Uniti che superano il 50% dei vaccinati, beh, insomma, se si istituisce il passaporto Vax, come si chiama, insomma, che i vaccinati si possono spostare e noi facciamo una bella campagna di vaccinazioni sulla nostra popolazione, su coloro i quali lavorano nelle aziende turistiche, beh, insomma, e allora qualche speranza ci potrebbe essere. Eh sì, ormai insomma, speriamo, guardiamo a dopo Pasqua, dopo i primi di aprile. Bene, sindaco, io la ringrazio per insomma, averci parlato insomma, dell'attività amministrativa, insomma chiaramente è stato un accenno, insomma, abbiamo accennato ad alcuni punti dell'attività dell'amministrazione comunale di Taormina e spero di ritrovarla e insomma speriamo in un periodo migliore. Grazie al sindaco Mario Bolognari. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. E adesso cambiamo completamente argomento e andiamo a trovare la nostra dottoressa Eva, la nostra psicologa, che come ogni settimana ormai è appunto in video collegamento con noi e ci darà un altro consiglio questa settimana. Buonasera, dottoressa. Buonasera signora Rita, intanto non ho capito questa espressione, ci darà un altro consiglio questa settimana e che palle ce la dobbiamo assorbire. Cioè proprio No, si capiva non era. chiaramente che gli sto proprio sulle balle a lei. No, ma assolutamente no, 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 no. Io però, insomma, ho fatto una scommessa con i miei amici sul fatto che anche oggi parlerà male degli uomini. Allora, io intanto, lo vede che ce l'ha proprio come io, intanto non le permetto. Partiamo da questo presupposto perché io non parlo male degli uomini così tanto per caso, io faccio una constatazione dei fatti. Diciamo che mi sembra un po' di parte. Vedi, cara Rita, il fatto che lei difende sempre la categoria maschile, a me questa cosa un pochettino mi puzza. Allora, se lei ha dei complessi nei confronti delle donne, delle altre donne, non è colpa mia. Ne possiamo parlare tranquillamente nel mio studio in privato a pagamento, naturalmente, come E certo, ovviamente. Comunque, dottoressa, non siamo qua per parlare di me. sempre. E qui casca l'asino, vedi, perché lei si rifiuta di parlare della sua poca autostima, dica la verità. Ma no, allora io non ho problemi di autostima, dottoressa. Sono una donna che sinceramente non entra in competizione con le altre donne. Che C'ha lei. ragione,
C'ha ragione, in questo caso io le do ragione perché proprio non ci sta competizione completamente proprio. Lo sa che lei è una psicologa un po' singolare? Lo sa che io spero per lei che questo sia complimento? Ci ride pure, ridà sta cosa qua. Ah, allora. Ma io percepisco una minaccia. Ragazza, lei ha un sacco di complessi, là, perché lei si sente minacciata da me. Questo è un problema, questo è molto interessante. Io ne parlerei in privato, sempre a pagamento, perché così. Sempre. Andiamo. Dica, dica. Allora, capisco la deformazione professionale, no? Però, cioè, non è che a volte una frase non ha sempre un secondo significato, non è che nasconde sempre dietro qualcos'altro. Ah, quindi lei mi conferma che lei parla a bambera, cioè dice a casa, tanto per parlare, dar fiato alla bocca, diciamo. Signore, guardi, io mi taccio, parli lei. Molto bene, e qui voleva arrivare. Allora, cari amici che ci state ascoltando, io oggi volevo dare un consiglio a quegli uomini che ogni tanto vanno a fare la spesa, ma che non la fanno mai perché di solito la fanno o la mamma, oppure che ne so, la sorella, oppure che ne so, la moglie, la fidanzata, l'amante, insomma qualcun altro, e che quindi quella volta che insomma vanno a fare la spesa e si vede che non sono avvezzi perché come si trovano davanti al reparto dei detersivi è come se si trovassero davanti al reparto che ne so, operativo della NASA. Non ci capiscono un cacchio. Dottoressa, però ammetterà che c'è una quantità infinita di prodotti sugli scaffali che a volte confondono un po'. Quindi lei è una di quelle che pensa che l'anatra WC è una papera con la diarrea. No, però ammetto che a volte mi sono chiesta che cosa c'entra l'anatra con l'igiene del WC, questo sì. Ah, quindi lei ammette di avere un problema, un cattivo rapporto con l'igiene. Lei è stossa, questa è la verità, lei è un poco stossa, No, diciamo. ma io non ho detto questo, cioè io non ce la posso fare, dottoressa, veramente io ho bisogno di una pausa proprio, la ringrazio della sua presenza, però per fortuna il tempo a nostra disposizione è finito. Scusi, la deformazione professionale mia. Lei ha un problema con i nervi, sa? Questo lo sa. Io non ce l'avevo prima di incontrare lei. Quindi lei mi conferma che stanno riaffiorando dei sentimenti di rabbia. Ma basta, basta! No, no, lei è troppo arrabbiata, lei è troppo nervosa. Lo sa che cosa dice Freud delle donne troppo nervose? Che quando sono troppo nervose, arrabbiate, vuol dire che da troppo tempo non, come dire, ritmi, deve dire qualche cosa? Rida, rita, tra le sue parole c'è per caso un messaggio subliminale? No, non me lo dica perché lei deve sapere già la risposta, non ha importanza. Cari amici maschi, cerchiamo di guarire questa donna, che vi devo dire? Direi che possiamo chiudere questa rubrica, non so se ringraziarla o meno, però in ogni caso ci vediamo la settimana prossima. Va bene, saluti e baci a tutti, anzi no, scusate, perché saluti e gomitata a tutti perché non ci si può baciare in questo periodo, vero Rita? Non ci si può baciare, vedi come si incazza immediatamente, ci avevo ragione io, vabbè basta, non ne parliamo più, sorvoliamo l'argomento, ci vediamo la settimana prossima, grazie Bene, grazie alla dottoressa Eva anche questa settimana, a tutti. Si sfoghi fantastica. Rita, si sfoghi, si sfoghi. Salutiamo la nostra simpaticissima dottoressa Eva, la nostra Giovanna Criscuolo, che è bravissima e come sempre, insomma, ci fa divertire. Allora, adesso andiamo a parlare di Sanremo 2021 e lo facciamo con Sandy Sciuto, la conosciamo bene, giornalista, caporedattrice della sezione spettacolo di Social Up, oltre insomma a collaborare con diverse testate, esperta appunto di musica. Insomma, parliamo appunto di buonasera, intanto Sandy. Ciao Rita, buonasera e buonasera a chi ci sta seguendo. Sì, infatti, ricordiamo peraltro che ricordiamo a chi ci sta seguendo che può interagire con noi, lo può fare scrivendoci sulla pagina del punto web, oltre chiaramente a poterci seguire su 01 TV.
Allora, Sandy, dunque, dal 2 marzo al 6 marzo ci sarà appunto questo Sanremo 2021, 71esimo Festival della Canzone Italiana, verrà trasmesso ogni sera su Rai 1 a partire dalle 20:40. Il festival si articolerà in 5 serate, ci sono gli artisti, vedranno appunto una sezione campioni con 26 artisti e una sezione nuove proposte con 8 artisti in gara. È un Sanremo che insomma è stato accompagnato ancora prima del suo debutto da tutta una serie di polemiche e ci sarà insomma questo protocollo questo protocollo che vedrà l'assenza del pubblico. Sandy, intanto partiamo appunto dal commentare proprio questo: com'è un Sanremo senza pubblico? Sicuramente è una novità assoluta, è la prima volta nella storia del Festival di Sanremo che manca il pubblico per un nemico ancora più grande che è la pandemia mondiale. Ci sono stati parecchi commenti negativi e positivi sull'assenza o presenza del pubblico. Il pubblico non c'è, ricordiamolo, perché vi è il divieto di assembramento, una delle misure che devono essere rispettate proprio per anti-Covid, quindi per evitare la maggior diffusione del coronavirus. Come un Festival di Sanremo senza pubblico? Da un certo punto di vista potrebbe non cambiare nulla dal punto di vista del programma televisivo. Da un altro punto di vista, quella che riguarda magari l'interazione dei cantanti, che magari appunto quando si esibiscono hanno bisogno di persone che li guardano e che sanno che sono guardati, probabilmente da quel punto di vista ci sarà uno svantaggio. E poi, sebbene ricordiamo alcune performance, non so se ti ricordi quella di quel famoso cantante l'anno scorso, Piero Pelù, che è sceso tra il pubblico e ha rubato la borsetta ad una del pubblico. Ecco, questo tipo di performance non ci saranno, o l'entrata nel pubblico che faceva Gianni Morandi non potranno esserci. Mancherà un po' di varietà senza il pubblico, però noi siamo fiduciosi sul fatto che Amadeus e Fiorello, che sono stati riconfermati quest'anno per la seconda volta, possono e abbiano già trovato delle novità o degli escamotaggi per non far sentire la mancanza del pubblico presente in sala. Sicuramente però il pubblico, diciamo appunto questa assenza di pubblico influirà anche sulle stesse esibizioni, come dicevi, perché inevitabilmente il sentire appunto il calore del pubblico, le reazioni del pubblico, insomma influisce poi anche sulla gara. Ma decisamente, decisamente sì, perché quando le canzoni verranno ascoltate, cantate per la prima volta, non vi sarà un feedback immediato da parte della sala, quindi di conseguenza questo mancherà, quindi l'artista non saprà se questa canzone al pubblico, che poi il pubblico è quello che compra i CD, che ascolta la musica, piacerà o no. Dall'altro lato però c'è chi già ipotizza che si stiano trovando delle soluzioni, ad esempio degli schermi da cui proiettare in digitale il pubblico, o magari che il pubblico possono essere gli stessi ospiti o gli stessi partecipanti al festival. Insomma, si vocifera tanto sul fatto che in realtà poi la sala non resterà proprio completamente vuota, ma questa sarà una delle tante sorprese che ci aspetteranno e vedremo dal 2 al 6 marzo. Eh sì, appunto, il protocollo di sicurezza contro il coronavirus, le 75 pagine di protocollo approvate dal Comitato Tecnico Scientifico prevedono appunto che non ci sarà pubblico neanche appunto negli eventi esterni che sono vietati, nonostante appunto l'Ariston comunque rimanga il cuore chiaramente del Festival della Canzone Italiana. Andiamo a parlare del Prima Festival, che partirà credo proprio domani, sì, dal 27 febbraio.
Partirà proprio domani e vi è un trio, prego la regia di fornire il contributo fotografico, vi è un trio di eccezione costituito da Giovanni Vernia che sarà il conduttore e poi affiancato da Giovanna Civitiello che è appunto la moglie di Amadeus e da Graci Valeria. Il nome e il cognome non dirà nulla, però se bene ricordate, nelle scorse edizioni di Zelig, Graci Valeri insieme a Katia Follesa facevano un duo comico e le due facevano la famosa scena delle corteggiatrici col tronista che era in quel caso Claudio Bisio. Oggi Graci Valeria fa la speaker, ma no, non solo. E questo è un trio decisamente inedito perché è la prima volta che lavorano insieme. E non si sa ancora molto, si sa che appunto i tre faranno delle interviste ai protagonisti, quindi ai cantanti presenti e agli ospiti presenti, però cosa chiederanno e come chiederanno non è stato ancora svelato. Del resto non dovremo aspettare tanto perché appunto, come anche confermavi tu, partirà domani il Prima Festival e ricordiamoci che quest'anno c'è il Prima Festival ma non ci sarà il Dopo Festival proprio anche per esigenze legate all'orario, perché anche quest'anno, Rita, si potrà fare tardissimo, considerato che i big in gara, solo i campioni in gara, saranno ben 26, escludendo ovviamente gli ospiti, escludendo gli ospiti fissi, gli ospiti nazionali, internazionali e tutti anche i momenti di varietà. Insomma, se va bene, vedremo l'alba per tutte e cinque le sere. Bene, e andiamo a parlare proprio degli ospiti, appunto, ci saranno degli ospiti fissi e degli ospiti invece soltanto per alcune serate. Allora, gli ospiti fissi che sono stati già annunciati pure da tempo sono il calciatore e attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Ci sarà Achille Lauro, che appunto l'anno scorso ha sbalordito con la sua performance, la prima volta che è salito sul palco dell'edizione passata, ecco, il contributo lo mostra, si è appalesato improvvisamente con una tutina di Gucci brillantinata, mostrandosi quasi completamente nudo. E poi, come ospite fisso, ci sarà pure Elodie. La cantante che in questi ultimi due anni ha riscosso moltissimo successo con le sue canzoni un po' reggae e che ci hanno fatto ballare in estate e che al momento viene molto apprezzata non solo per le sue canzoni ma proprio per il suo temperamento. E questi saranno i tre ospiti fissi. Elodie sarà una co-conduttrice comunque. Chiedo conferma. Da quello che io so sarà un ospite fisso, quindi okay, appunto okay. Si alternerà sul palco, mentre a livello di co-conduttori ce ne saranno tantissime, che appunto diverse per ogni sera, perché la scelta è appunto di variare la presenza femminile che ci potrà essere quest'anno. E quindi appunto ci sarà Luisa Ranieri, come abbiamo visto nella foto, ma ci saranno anche tantissime altre bellezze. Ci sarà Serena Rossi, che l'abbiamo vista recentemente protagonista di una fiction Rai, Mina Settembre, che ha riscosso moltissimo successo. Ci sarà anche Matilda De Angelis, la quale appunto ultimamente ha avuto un successo internazionale con la serie The Undoing. Ci sarà Simona Ventura, la quale appunto il suo programma è stato posticipato, l'inizio del suo programma, e sarà una delle co-conduttrici presenti. E poi ci saranno anche, la regia appunto mi anticipa la foto, e ci saranno anche degli ospiti nazionali come Ornella Vanoni. E Ornella Vanoni appunto sarà sul palco insieme a Francesco Gabbani, lo hanno anche annunciato loro direttamente sui loro canali social, per cantare la canzone che Gabbani ha scritto per la Vanoni e che è stato il primo singolo estratto dal suo ultimo CD che si intitola Unica. Ma ci saranno anche tante altre presenze in realtà che si alterneranno. Ci sarà Barbara Palombelli,
e Beatrice Venezzi, sulla scorta sempre di presenze giornalistiche ci sarà la Giovanna Botteri, che se ben ricordiamo l'anno scorso è stata oggetto di polemica per un servizio fatto da Striscia la Notizia, e da allora la giornalista è stata abbastanza valorizzata nel nostro paese. Ricordiamoci che Giovanna Botteri da sempre fa appunto l'inviata in altri luoghi. Durante la pandemia si trovava addirittura in Cina e ora però è ritornata in Italia e sarà una degli ospiti presenti o delle co-conduttrici. Non si capisce ancora bene queste donne cosa faranno in realtà. Si ipotizza nell'immagine, peraltro. Sì, esatto, Giovanna Botteri, si ipotizza appunto che possano essere co-conduttrici, ma nulla si esclude che possono essere delle semplici ospiti che vanno semplicemente a fare una chiacchierata con i conduttori, con Fiorello e Amadeus. È un po' tutto top secret, ovviamente, però ci saranno moltissime, moltissime presenze. Ricordiamoci che c'è una grande assenza, che è quella di Naomi Campbell, che era stata annunciata, ma che non ci sarà. Non ci sarà perché si è capito che una volta che lei fosse arrivata in Italia doveva sottoporsi alla quarantena. Di conseguenza, quindi, è infattibile e non ci sarà. Ma al suo posto ci saranno tante appunto persone che si sono distinte in Italia per i loro talenti e anche per i successi che hanno ottenuto con la loro arte, con le fiction o con le canzoni. Infatti, oltre Ornella Vanoni, ci sarà anche Loredana Bertè come ospite nazionale. Tra l'altro, credo che sarà l'ospite della prima serata del Festival di Sanremo. E tra l'altro Loredana in quell'occasione festeggerà anche la sua carriera, gli anni di carriera, e presenterà anche il suo nuovo singolo, nonché un medley delle sue canzoni più importanti. E quindi gli ospiti al momento nazionali che sono stati annunciati sono questi. Ma in realtà questo festival è così pieno di protagonisti e di persone che effettivamente riuscire a nominarle tutte è abbastanza difficile, come anche per i cantanti in gara. Una grande presenza, appunto, quella di Loredana Bertè, che appunto presenterà anche il suo ultimo singolo, Figlia di, in anteprima assoluta. E a proposito di Top Model, pare che, possiamo dire quasi in sostituzione appunto di Naomi Campbell, ci sarà la Top Model Vittoria Ceretti. E invece, sì, tra gli altri... Sì, Rita, sicuramente sì. È un calendario, quello che mi preme dire è che è un calendario, nonostante si dica appunto pubblico no a Sanremo, però davvero su quel palco quest'anno saliranno tantissime persone, ed è un po' anche un controsenso ed una contraddizione in un periodo di pandemia in cui sì, si deve ovviamente garantire lo spettacolo, però sempre nel rispetto di quello che è il periodo che stiamo vivendo. Ci saranno moltissime persone. Oggi, ad esempio, ho scoperto che ci sarà anche Emma Marrone attraverso un post su Instagram di Achille Lauro, e questo ci fa presumere che i due saranno insieme a fare qualcosa. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, come dire, però sicuramente come questa carne al fuoco verrà gestita lo scopriremo solamente dal 2 al 6 marzo. Fra gli ospiti fissi, appunto, oltre ad Achille Lauro, ci sarà anche Ibrahimovic, che sarà presente appunto da martedì a sabato. Come vedi, senti la presenza di uno sportivo su appunto il palco dell'Ariston? E ringrazio la regia perché così mi ha dato il là anche per parlare degli ospiti sportivi. Io credo che sia fondamentale che su un palco che da sempre viene considerato in Italia come uno dei palchi più importanti, se non il più importante, no? Perché il Festival di Sanremo da sempre è considerato un'istituzione in Italia. Quest'anno saremo al suo 71esima edizione, quindi
Avere Zlatan Ibrahimovic, un campione come Zlatan che alla soglia dei 40 anni ancora gioca e porta risultati come se fosse un ventenne, è sicuramente importante. Per me lo è a maggior ragione, che sono anche una sua grandissima fan, e non vedo l'ora di vedere che cosa hanno preparato, cosa ci riserverà Zlatan sul palco del Teatro Ariston. Mi auguro solo che non canti, perché non so se è davvero davvero intonato. La presenza di Fiorello accanto ad Amadeus sarà secondo te una presenza fondamentale? Soprattutto quest'anno? Beh sì, perché decisamente Fiorello mette la parte del varietà, dell'intrattenimento, anche se abbiamo notato che Amadeus ha delle sue peculiarità di ironia e d'autoironia, però sicuramente Fiorello è un uomo di spettacolo e quindi riuscirà a risollevare o appunto anche a creare dei momenti che saranno davvero esilaranti. E io già mi immagino che ci saranno dei momenti esilaranti con Zlatan Ibrahimovic, ad esempio. Andiamo invece a parlare della gara, quindi dei cantanti in gara. Ecco, quali ci puoi segnalare, ecco, quali secondo te sono magari quelli che poi sono i vincenti, ecco. Allora, io ho fatto una cernita in base anche al dopo Sanremo, anche in base a quegli artisti che devono essere tenuti d'occhio, però quest'anno i campioni in gara sono 26. L'unica artista che va ad abbassare la media d'età è Orietta Berti, la quale appunto porta una canzone d'amore, ed effettivamente è l'unica che tra tutti fa parte anche della storia della musica italiana. Ed è anche molto interessante questo contrasto, secondo me, il fatto che appunto una donna, che una cantante che ha fatto la storia della musica italiana, ancora una volta si mette in gioco in un'edizione in cui Amadeus ha accontentato un po' tutti, anche tutti i vari generi, perché ci sono molti cantanti che sono nelle classifiche attuali e che piacciono molto ai giovani, ma ci sono anche i famosi, gli evergreen, quelli che fanno Sanremo da tantissimo tempo. Io ora, per parlare dei vari artisti, chiedo l'aiuto della regia se mano a mano fa vedere le foto. Intanto volevo pure dire che ci sono anche Francesca Michelin e Fedez, che ritornano in coppia dopo aver esordito insieme la prima volta con quella canzone che è stata famosissima. I due arrivano insieme per la prima volta al Festival di Sanremo e sappiamo già che cosa è successo, Rita, che Fedez ha fatto sentire pochi secondi della canzone e per poco non rischiavano di essere squalificati. Quindi diciamo che si annuncia un po' di trash prima dell'inizio, c'è, perché poi è quello che si va a cercare. Come l'anno scorso avevamo Bugo con Morgan, quest'anno si sta attentissimi, però già delle chicche ci sono. E poi volevo dire pure che c'è il ritorno dello Stato Sociale, e lo Stato Sociale ha fatto una cosa abbastanza particolare quest'anno. Invece di far uscire un unico album per tutta la band, hanno deciso di far uscire un album ogni componente della band, quindi è già da 3 settimane che esce un album ogni settimana che riguarda il singolo, che il singolo si è curato e ha cantato, ha prodotto e arrangiato. Ora, se la regia mi aiuta, perché ce n'è davvero bisogno in questo caso, mi manda mano a mano le foto, commentiamo insieme i protagonisti che io ho selezionato e ti dico anche perché. Sì, mandiamo appunto le immagini. Ecco, allora, Aiello canterà ora. Aiello è al debutto del Festival di Sanremo. Magari il nome non dice niente, ma le canzoni come Arsenico, Vienimi a ballare, potranno appunto far capire che Aiello è già nelle nostre orecchie prima ancora di sapere chi è e che cosa fa,
che viso ha, che cosa fa nella vita. La canzone ha un qualcosa di erotico, lo scoprirete, e sicuramente farà ballare. Aiello inoltre ha già un disco pronto, che è il suo secondo disco, il suo secondo progetto discografico, che uscirà il 12 marzo e si intitola Meridionale, ed è un cantante da tenere d'occhio anche per il futuro, perché mischia le sue origini calabresi a sonorità prettamente gypsy, prettamente anche pop ed R&B, e secondo me piacerà moltissimo a chi non lo conosceva e potrà fare la differenza su questo palco. Poi andiamo avanti, vediamo l'altra immagine. Lo avevo nominato prima ed eccolo qui. Ovviamente Bugo può essere considerato uno dei protagonisti, e questo festival può essere considerato il festival della rivalsa o della rivincita di Bugo su Morgan. Canta una canzone che si intitola E invece sì, che è stata scritta tra gli altri anche da Simone Bortolotti e da Pacifico. Quindi nomi importanti, e l'attenzione sicuramente è su di lui proprio per ciò che è accaduto nella scorsa edizione. Tra l'altro, dato che parlavo di trash prima dell'inizio, c'è già stato Morgan che ha fatto una storia su Instagram e ha detto che la canzone che porta Bugo era già stata data ad un altro cantante, e questo cantante non l'aveva accettata. Sarà vero o sarà solamente un modo di criticare Bugo, di mettere già zizzania prima ancora di iniziare? Lo scopriremo, però ecco, in attesa, Bugo è da segnalare pure, secondo me. Prossimo contributo che arriva dalla regia. Eccoli, allora ti dico subito che loro sono tra i miei preferiti e sono anche tra i miei papabili. Chi sono, dici, chi saranno? Allora, sono siciliani, si chiamano Colapesce e Di Martino. Da anni fanno musica separati, da un anno si sono uniti, sono amici da sempre, lavorano anche artisticamente insieme, però hanno deciso di fare un anno fa un album che si chiama Immortali. In questo album ci sono delle canzoni che cantano insieme, canzoni bellissime e che consiglio vivamente. Sono due cantautori siciliani e porteranno una canzone che è già stata sentita dalla critica, da quei pochi eletti, che è la canzone si intitola Musica Leggerissima e ha ricevuto come voto 10. Non solo, ma addirittura si parla pure che la canzone potrebbe prendere il premio della critica Mia Martini. Sono tra i miei preferiti, l'ho detto, e tra l'altro anche loro, dopo il Festival di Sanremo, rilasceranno un album dal titolo Immortali al quadrato, in cui ci saranno delle cover, oltre già i brani di Immortali e oltre il brano che porteranno nella serata della canzone d'autore. Infatti i due porteranno un brano di Franco Battiato, per restare in ambito Sicilia, che si intitola Povera Patria, che credo ci azzecchi molto al momento con il periodo storico in cui siamo. Questi sono tra i miei preferiti. Rita, non te li perdere, segnateli e segno. Un brano, quello di Battiato, appunto, che poi è sempre attuale, incredibilmente, e ovviamente in questo periodo lo è ancora di più. Quindi abbiamo un'importante rappresentanza siciliana. Non sono gli unici siciliani, ma ci saranno anche la rappresentante di Lista, che è appunto questa band che fa delle performance teatrali, che l'anno scorso è stata presente nel duetto con Non Rancore, hanno cantato Luce, e quest'anno arrivano a Sanremo per la loro prima volta, il debutto, sono esordienti. E sono bravi molto anche loro, sono tra l'altro tra le mie band preferite, hanno fatto un CD che si chiamava Gogo Diva, ora torneranno al Festival di Sanremo con un singolo che si chiama Amore, ed uscirà anche il loro nuovo progetto discografico dopo il Festival di Sanremo, e sono davvero davvero bravi, perché non pensano solamente a cantare, ma anche a esteriorizzare in maniera teatrale quello che stanno cantando, e secondo me stupiranno e ti stupiranno. Poi mi dirai, mi vocalerai e mi dirai avevi ragione, o mi dirai oh, no, non mi piacciono. Vedrai. Sono molto curiosa, infatti, di ascoltarli e di vederli a questo punto. Andiamo avanti con l'altro contributo. Lui è Fulminacci, è un giovane
super promettente, a me piace pure ed è uno da tenere d'occhio per questo Festival di Sanremo insieme agli altri che ho nominato. Perché? Perché questo ragazzo, pensa, è classe 97, ha fatto il suo primo album che si intitola La vita veramente, e il suo primo album ha vinto il premio Luigi Tenco come miglior opera prima, ma ha anche vinto il premio MEI, sempre come miglior opera prima. Inoltre è un ragazzo che ama tantissimo suonare, ma a cui non importano molto le regole del pubblicare o del dover masterizzare. Pensa che durante la quarantena aveva così voglia di far sentire un singolo che lui stesso aveva suonato in quel momento, che ha deciso di metterlo su YouTube senza passare dal master o da tutta quella fase di produzione, no? Prima del rilascio. Lui porterà una canzone che si intitola Santa Marinella, una canzone che tra l'altro ha scritto 2 anni fa. Uscirà il 12 marzo il suo nuovo album, il secondo album, che si intitola Tante Care Cose, per la Maciste Dischi, ed è un ragazzo, un artista che merita tantissimo per me. E tra l'altro sono molto curiosa di vederlo anche nella serata della canzone d'autore, che sarà il 4 marzo. Perché? Perché sarà insieme a Valerio Lundini e a Roy Paci e canterà insieme a loro Penso Positivo di Jovanotti, quindi è un mix che riserverà di sicuro delle sorprese, e per cui l'hype già è alto. E a proposito appunto della serata dedicata ai duetti, dedicata alle cover appunto, che è in calendario per giovedì 6, non sarà più una gara a parte come in passato, diciamo appunto questa novità che i voti ottenuti dalle canzoni scelte all'interno del repertorio storico di Sanremo poi contribuiranno a definire anche la classifica finale. Sì, è un'importantissima novità che probabilmente cerca anche di ritornare in assenza di pubblico, in assenza di giurie che possono essere presenti lì al Festival di Sanremo. Quindi sicuramente sì, e magari anche per questo le canzoni che sono state scelte e gli ospiti, amici che ci saranno, che li affiancheranno, dipendono pure da questo, no? Dalla necessità anche di poi riuscire ad avere un risultato importante tanto quanto. Continuiamo con la carrellata. Sì. Oh, Iramo, un altro mio preferito, Rita, ma... Iram appunto quest'estate ci ha fatto ballare tantissimo con Mediterranea e ha rilasciato qualche mese fa un album che si intitola Crepe. Ora torna a Sanremo con una canzone che ha un bellissimo titolo, La Genesi del tuo cuore. E io ho grandi aspettative verso questo ragazzo e secondo me merita attenzione. Tra l'altro ha deciso di portare anche una canzone molto difficile per la serata della canzone d'autore, ossia Cyrano di Francesco Cuccini. E infatti c'è anche molta aspettativa rispetto a come la interpreterà, a come la farà. Io sono fiduciosa perché vi è stata un'edizione di Amici in cui lui ha partecipato, credo un anno fa, e ha mostrato le sue doti non solo interpretative ma anche recitative, quindi credo proprio che farà bene, anche perché non è un cantante che cerca di è un cantante preparato che cerca di fare sempre bene e ci stupirà, e quindi teniamolo d'occhio assolutamente. Andiamo un po' più veloci, quindi andiamo con la prossima. Sì. Immagina. Lei è Madame che canterà a voce, questa è una foto fatta oggi e tiene in sé diciamo lo script del videoclip ufficiale della canzone. Madame piace molto ai giovanissimi, ultimamente è anche in tutte le radio con la canzone Il mio amico in featuring con Fabri Fibra, ed è appunto molto molto amata, e questo è il suo debutto a livello popolare, e vedremo, speriamo che andrà bene.
Malika torna al festival, Malika Ayane torna al festival di Sanremo dopo, ed è la sua quinta partecipazione al festival. Porta una canzone sull'amarsi e sul prendersi cura di se stessi, che si intitola Ti piaci così. A differenza di tanti altri colleghi, per la serata della canzone d'autore non avrà nessun ospite amico a fianco e canterà una canzone di Caterina Caselli, ossia Insieme a te non ci sto più. E Malika Ayane è poesia, quindi dovevo per forza metterla, includerla tra la carrellata di cantanti da tenere d'occhio. Andiamo avanti, ritroviamo un altro volto. Noemi, ho deciso appunto di farla notare perché Noemi in questi giorni è nella cover di Vanity Fair di questa settimana con un messaggio molto importante. Vai bene solo se vai bene a te. Lei ha raccontato il suo percorso di miglioramento in cui si è presa cura di sé e questo prendersi cura di sé è passato anche da un dimagrimento molto evidente e ha raccontato di avere delle zavorre, di sentirsi appesantita e quindi ha fatto un lavoro su di sé, soprattutto emotivo, e oggi la troviamo splendida a partecipare al Festival di Sanremo ed è il festival, secondo me, della rivoluzione o della rinascita di Noemi. Infatti, oltre al singolo che porterà Glicine, ci sarà anche un disco che uscirà che si intitola proprio Metamorfosi. Poi abbiamo, ecco, un altro volto noto, molto noto. Ne abbiamo già parlato prima. Andiamo avanti. Ne abbiamo già parlato prima, che sono i rappresentanti di lista. Ah, ok. Forse prima non avevamo visto di immagine. Willy Peyote è un'altra grande novità, non solo per il Festival di Sanremo, perché è la sua prima volta, ma anche per gli spettatori di Rai 1. Willy Peyote fa rap, è molto conosciuto e apprezzato, è un cantante cosiddetto di nicchia, e lui, secondo me, è da tenere d'occhio pure, perché porterà una canzone dirompente, come nel suo stile, e secondo me entusiasmerà. Piacerà parecchio e sarà una delle scoperte di questo festival. Come noti, Rita, sto cercando anche di parlare di cantanti non solo che si esibiranno nelle 5 serate del festival, ma che poi hanno anche dei progetti discografici, perché ricordiamoci sempre che il Festival di Sanremo è una tappa, non è un punto di arrivo, e che per ognuno di loro rappresenta qualcosa di diverso. Per Orietta Berti può rappresentare il coronamento di una carriera, per Noemi un nuovo inizio, per cantanti come Gaia o come Aiello la possibilità di raggiungere molto più pubblico rispetto a quello che già hanno. E quindi il Festival di Sanremo è una grande occasione, però sempre da punti di vista diversi, in base all'artista e alle sue esigenze. L'ultima immagine che abbiamo visto, peraltro, l'ultimo cantante che abbiamo visto, non mi fa notare appunto che si trova nel parco Peccei, dove ci sono delle installazioni artistiche, e mi è venuto in mente proprio perché ci sono anche delle installazioni artistiche di Valentina Galbato, che è un'artista di Mascali, e quindi quindi ritroviamo, ecco, anche un po' dell'arte, del nostro comprensorio, anche quando parliamo di musica. Sandy, andiamo invece a quelle che sono le nuove proposte. Nuove proposte che sono 8 giovani tutti validissimi e hanno delle canzoni tutti potentissime. Quest'anno le nuove proposte sono 8 e io vado subito ad indicarvi quali sono il mio totopodio, possiamo chiamarlo così, i miei 3 classificati. Folcast con Scopriti, Wrong on You con Lezioni di volo e Avincola con Non Gol. Io punto su questi 3, credo che siano molto bravi e che ce la faranno. Tra l'altro, tra le nuove proposte c'è anche un siciliano che è Davide Sciorti, che canterà Regina. Alcuni di loro già hanno un percorso avviato, altri sono proprio all'inizio. Nel caso di Davide Sciorti, ad esempio,
Ha anche aperto il concerto che quest'estate Daniele Silvestri ha fatto a Taormina. Quindi parliamo di ragazzi che già fanno musica da parecchio tempo, ma che non sono conosciuti magari a livello nazionale, no? Da un pubblico più basso che può essere quello del Festival di Sanremo. E anche qui, secondo me, riusciremo a empatizzare con la gara. Bene. Abbiamo un po', ecco, snocciolato bene o male tutti i punti più importanti che riguarderanno poi la settimana sanremese che è andata, che comunque si è potuta realizzare, seppur tra varie polemiche. Peraltro anche proprio la stessa campagna di comunicazione è stata improntata, diciamo, un po' su questo, ironicamente, sull'ignorare Sanremo, che poi, come sappiamo bene, sono dei messaggi che invece a livello subliminale ci inducono a fare esattamente l'opposto. Quindi, per cui, Sandy, noi sappiamo che tu sei totalmente immersa nel festival, quindi lo stai seguendo come sempre a 360 gradi, e che speriamo, insomma, poi di poterci confrontare poi invece nella settimana del festival a questo punto. Con molto piacere, Rita. La redazione anche di Social App, in cui appunto sono caporedattore, è abbastanza in fermento. Stiamo seguendo ogni spostamento, ogni cosa. Cercheremo appunto di raccontare al meglio il Festival di Sanremo, anche con alcune chicche, con alcune interviste che abbiamo realizzato. E credo appunto, seguiteci e lo vedrete, ecco. Posso solo dire questo, e con molto piacere, se ti va, potremmo rivederci settimana prossima, anche per fare un toto vincitore di Sanremo una volta che abbiamo sentito le canzoni. Sì, direi proprio di sì. Allora, grazie come sempre alla collega Sandy Sciuto per la sua competenza e le informazioni sempre di prima mano che ci offre. Grazie, e alla prossima settimana a questo punto. Grazie a Sandy Sciuto. Grazie a te, Rita, grazie a chi ci ha seguito, e vi ricordo che Sanremo è Sanremo, quindi il 2 marzo apriamo la TV e guardiamolo. Ciao! Ciao Sandy, buona serata. Bene, andiamo avanti, ma prima di andare avanti, appunto, stacchetto per la penultima parte, anzi, del nostro programma. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. E adesso torniamo sulla vicenda che riguarda la famiglia Marino di Zafferana Etnea. Lo ricordiamo, ci siamo tornati più volte, la bambina è nata affetta da una malattia genetica e da una malformazione, e la famiglia appunto ha indetto una raccolta fondi, ma vediamo nel servizio appunto lo stesso Daniele Marino ci spiega di che si tratta. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. Conosciamo bene la storia dei coniugi Marino di Zafferana Etnea, la cui primogenita è nata con una malformazione congenita, l'assenza del rene sinistro. Sin dall'inizio abbiamo seguito da vicino la battaglia per il riconoscimento dell'invalidità, una vicenda complessa non ancora risolta. Gaia, fin dalla nascita, deve sottoporsi ogni mese a costose visite mediche. Il prossimo mese la famiglia sarà a Genova, perché è riuscita a prenotare una visita all'ospedale pediatrico Gaslini, una nuova speranza, ma anche un carico enorme di difficoltà da sostenere, che sono anche economiche.
avete iniziato dallo scorso sabato una raccolta fondi. Diciamo perché. Sì, noi continueremo, sulla sua domanda, continueremo a fare, diciamo, la lotta sui diritti dei bambini. In questo caso sui bambini nati con questo tipo di malformazione. Sì, abbiamo aperto una raccolta fondi, dato io purtroppo non lavoro, che diciamo richiede un aiuto alle persone, più che altro per salire lì a Genova per le cure del rene superstite di mia figlia. Sì, da sabato abbiamo iniziato questa raccolta fondi, dove sto avendo dei riscontri da parte delle persone della provincia di Ragusa, di Vittoria, di Noto, e anche dalla provincia di Catania e Catania stesso. Io voglio rinnovare sempre l'annuncio dell'invito, se le persone anche con un euro, a noi con quell'euro ci dà la possibilità di far sorridere sempre che mia figlia. Intanto su Facebook c'è, sul nostro profilo, basta richiedere la richiesta di amicizia, c'è una piattaforma. Un'ondata di solidarietà ha travolto in questi giorni la famiglia Marino, che non si aspettava tanta generosità, ma c'è ancora bisogno di tanto aiuto. È possibile aderire alla raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe oppure con una donazione sulla PostePay di Daniele Marino. Voi avete ottenuto quindi una visita per il 18 marzo per far visitare Gaia al Gaslini di Genova. Sì, fortunatamente, diciamo, muovendomi, dato che qui in Sicilia purtroppo, ahimè, non esistono né associazioni né quantomeno delle strutture adeguate. Siamo riusciti ad avere un appuntamento e faremo visitare mia figlia. Così andiamo a fare un check-up generale del rene superstite. E si stanno muovendo già in tanti, e fra gli altri anche gli infermieri del San Marco, dell'ospedale San Marco di Catania. Sì, questa sì è una notizia anche a me che mi fa molto piacere. Medici e infermieri che sono in un reparto, ahimè, un pochettino, per il momento un pochettino critica, stiamo parlando di un reparto Covid, si sono messi a disposizione e stanno già facendo una colletta tra loro per aiutare mia figlia Gaia. Il signor Marino ovviamente ci tiene anche a fare un appello. Sì, all'occasione io ripropongo un aiuto, non economico, ma alla ricerca di un lavoro, che mi dia dignità da padre. Se c'è qualcuno che mi possa dare una mano d'aiuto anche per un lavoro, che sia dignitoso, perché io mi adeguo a tutto. Propongo che sono una ex guardia giurata, sono un magazziniere con avevo il patentino, ma adesso non ce l'ho più. Quindi se c'è qualcuno che mi dia una possibilità, almeno per guadagnarmi quel poco di pane che posso portare a casa, io lo ringrazierò a vita. Il mio numero di telefono è 377 347 9194. E questo appunto era l'appello di Daniele Marino, non soltanto per la raccolta fondi. Abbiamo visto il numero di PostePay cui poter inviare appunto il proprio contributo. Chiaramente si potrà poi rivedere, perché la puntata si potrà vedere in replica. E andiamo adesso a parlare invece della nostra sezione dedicata, come ogni settimana, all'arte e alla cultura, e ci colleghiamo con Serena Pagano. Buonasera Serena. Ciao, benvenuta. Rita, buonasera a tutti. Grazie intanto di essere con noi. Grazie a te, grazie a tutti. Insomma, Serena appunto è una giovanissima artista, classe 1993, diciamo che la passione per l'arte o la vocazione più che altro inizia a soli 14 anni, frequentando appunto il liceo artistico Filippo Brunelleschi di Acireale, diplomandosi in architettura.
Poi conseguirai la laurea in pittura di primo e secondo livello presso l'Accademia di Belle Arti di Catania, dal 2020 sei cultrice della materia grafica d'arte presso appunto la stessa Accademia. E, le tue opere, diciamo, si ispirano all'espressionismo e ai più grandi esponenti dell'espressionismo, al più grande esponente Van Gogh, però nelle tue opere si assiste ad una continua ricerca appunto di un mondo quasi onirico, dove realtà e sogno si incontrano in qualche modo. Sì, cioè, convivono sempre, sì. E c'è anche una, diciamo, un'evoluzione nella tua arte. Intanto sì, iniziamo a dire chi è Serena Pagano. Serena Pagano è un'artista che ama ciò che fa, ama l'arte in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature. Sin da piccola mi regalavano pastelli, pennelli, acquerelli ed ero felice. Cioè, non mi interessavano le bambole, le Barbie, ma basta che mi davano un foglio o anche una parete. Infatti varie pareti ho rovinato. Da piccolina, certo, ero sempre con un pennello in mano. E poi mi sono approcciata all'arte, ho avuto questa, cioè la passione era talmente forte che mi sono dovuta iscrivere al liceo artistico. Lì ho avuto una formazione tradizionale, classica. Infatti il mio percorso inizia semplicemente con dei ritratti a matita che poi ho perfezionato diventando una ritrattista, avvicinandomi all'iperrealismo, che è una tecnica simile, molto dettagliata alla fotografia. Sì, qua la regia ha inviato l'immagine del lungomare di Torre Archirafi, che conosciamo bene. Io inizio facendo delle foto mie, e poi se queste foto le vedo come dei disegni, dei dipinti potenziali, diventano opere. Infatti mi concentro sui dettagli, mi soffermo tantissimo sulle sfumature, per dare quel senso di realismo. Per questo, come dicevi prima, sogni e realtà convivono, perché io mi sposto tantissimo dalla realtà a emozioni, a sogni miei che esprimo con il colore, ad esempio. Per me il colore è una cosa, è il punto di partenza di tutto. Quella che vediamo, che tecnica è, appunto? Quale? Okay. Quella che abbiamo visto, quella di esatto. Siamo la donna, sì, ora la vedo, la donna con i fiori. Allora, semplicemente è penna bic su un foglio di carta normale, usando dei pastelli colorati. Sono delle immagini che mi vengono in maniera così spontanea e istintiva. Questo addirittura l'ho fatto durante il lockdown l'anno scorso, perché sentivo l'esigenza di ritrovarmi fuori all'aperto, quindi è come se ho rappresentato me stessa in un paesaggio che amo, che è il paesaggio etneo in mezzo alla natura, fiori. Sì, sono io, anche piuttosto romantica da questo punto di vista. Quello che stiamo vedendo cos'è? Questo è un paesaggio prettamente onirico, è tratto da un mio sogno. Io sono sempre stata attratta dall'Egitto, dalle piramidi, e il colore mi dà questa forza di poter mettere su tavola. Questo è un olio su tavola, è della dimensione 30x40, su per giù. Praticamente parla da solo, in base a cosa, che emozioni può dare, che può regalare a chi guarda. A me personalmente mi dava pace, un senso di serenità comunque. Andiamo avanti e diciamo appunto come si è evoluta poi nel tempo la tua arte. Sì. Allora, la mia arte nel tempo, da iperrealista mi sono approcciata all'astrattismo. Infatti tu citavi Van Gogh, citavi l'espressionismo. Con Van Gogh mi ritrovo tantissimo, soprattutto perché lui sentiva i suoi dipinti e quindi li percepiva, li filtrava secondo le sue emozioni, in quel caso in base alle sue inquietudini. Per me è quasi la stessa cosa, perché non mi soffermo più ormai al paesaggio reale. Sì, io imparo tantissimo dal maestro facendo delle copie. Questa è La notte stellata,
Quindi io non mi soffermo più ormai al tratto realistico, però cerco di andare oltre. Il mio percorso quindi si è evoluto durante la biennale, durante la specialistica dell'Accademia, con una ricerca personale quasi ossessiva, oserei dire, del vulcano Etna. Anche lì ho iniziato... Appunto, vediamo qualcuno dei... Sì, sì. Poi delle tue opere appunto dedicate all'Etna. Qua peraltro sì, esatto. Abbiamo Etna e Limoni. Certo, la sicilianità ovviamente fa parte di me, vivendo ad Acireale, proprio alle pendici del vulcano. Ho avuto quindi, praticamente è una ricerca mia interiore, perché mi sento molto vicina, anzi in questo dipinto ancora era proprio l'inizio del mio percorso, perché l'Etna era tranquilla, i colori sono piuttosto freddi. Poi mi sono avvicinata all'accostamento dei colori freddi e dei colori caldi. Questa è pure una delle prime tele del 2012, se non sbaglio. È un olio su tela, è grande, 50x70. Questa è proprio in assoluto la mia prima tela sull'Etna, infatti è molto realistica. Qui ancora il percorso sull'astratto non si vede. Se andiamo avanti... Ok, già qua c'è praticamente una maturità del segno della pennellata che è marcata, del colore. Questa è tratta sempre da una mia foto, che ho scattato di fronte a casa durante il lockdown. Cioè l'unica cosa che potevo fare era, la vedevo e quindi stavo meglio. C'è qui un Etna che possiamo dire, è quasi azzurra. Sì, certo, è azzurra. Sì, perché qua io desideravo tantissimo la tranquillità e la serenità, è quello che mi stava quello che percepivo quindi da lei, era questo, e soprattutto in quel periodo, l'anno scorso, avevo bisogno di questo. Poi mi sono lasciata andare con le pennellate, le ultime mie tele, anche le ultime esposizioni sono istintive, con un colore forte come il rosso sgargiante, questi accostamenti che, se la regia li manda, sono molto astratti, ce ne sono un paio. Sì, allora prima vediamo a questo punto le tele. Sì, una carrellata veloce, tanto parlano da sole fondamentalmente. Esatto, sì. Sì, qua c'è molta pennellata libera, è 50x70, anche se prima o poi la farò molto più grande, perché il segno lo voglio ancora più libero, quindi a un metro ci voglio arrivare. c'è una mia tela che sono arrivata a 1,90 m di dimensioni, comunque sempre sull'Etna. Sempre Etna. Sì, sì. Questa addirittura, diciamo che è stato un periodo in cui ero piuttosto nervosa, si nota, però comunque è sempre lei. Io preferisco ormai... Sì. Anche questo utilizzo del rosso, no? Nelle tue tele. Sì. Sì, perché il rosso, a parte che è il mio colore preferito, e poi, non lo so, mi rappresenta. È il colore che mi rappresenta e che riesco a esprimere più quello che sono. Ecco, questa è la tela che è 1,90 m. Questa l'ho intitolata Tifone. Tifone perché in base a ciascuno di noi può vederci un essere mitologico, perché Tifone è un essere mitologico, sempre in base alla pareidolia, che è un modo di ognuno di noi di vedere cose diverse dentro delle situazioni, delle forme, e quindi l'ho intitolata Tifone, che erutta fuoco, si agita sepolto sotto l'Etna. E qua invece ci sei tu ad una tua mostra. Esatto, è stata praticamente l'estate scorsa che ho esposto a Palazzo Duchi di Santo Stefano a Taormina, con una mia Etna ovviamente. Andiamo a leggere qualcuna delle domande intanto che ci sono arrivate. Grazia Calanna, che è una giornalista, una collega che saluto, ti scrive qual è il colore dal quale ti senti maggiormente rappresentata e per quale ragione?
Ringrazio Grazia, è una bella domanda. A parte che ancora è un percorso che sto facendo con me stessa, è quasi una lotta perché amo il giallo, quasi il giallo di Van Gogh, ma da come avete visto dai miei dipinti, il rosso ormai è protagonista. Quindi io sono passionale, sono istintiva e per me è il colore che mi rappresenta maggiormente. E poi un'altra domanda. Abbiamo Cettina Gambacurta, scrive: buonasera a voi, cosa sente quando dipinge? Bella domanda, perché le sensazioni sono difficili da spiegare, non è facile. Io intanto quando disegno, quando dipingo, mi estraneo dal mondo. Metto le mie cuffiette e ascolto musica di tutti i generi e soprattutto per me è una terapia. Mi capita a volte di essere nervosa, preoccupata per qualcosa, prendo un pennello e entro nel mio mondo, quindi per me è veramente quasi una cromoterapia anche col colore che mi aiuta. Beh sì, sappiamo in effetti poi che ci sono effettivamente, c'è degli effetti documentati, no? Della questa terapia del colore, chiaramente. Lili Strazzeri, ha mai esposto le sue opere? Sì, certo, ho fatto varie esposizioni nella mia città, ancora non ho fatto personali, ma credo che la farò a breve perché è in costruzione questa personale, però sì, ho fatto numerose collettive con l'Accademia, ma anche nella mia città, nella Via dell'Arte ad Acireale, sempre l'estate scorsa ho esposto i miei dipinti dell'Etna al Corso Umberto, quindi è stato proprio un approccio diretto con il fruitore, diciamo, con le persone che si avvicinavano e mi facevano i complimenti. Che poi esporsi, diciamo, al giudizio del pubblico è sempre un'arma a doppio taglio, no? Volendo. Sì, sì, effettivamente sì, però non mi spavento perché sono io, sono genuina e quindi per me, a me non importa, faccio vedere quello che sono, tranquilla. Angelo. Ciao Serena, orgogliosi di te e dei tuoi risultati. Quando dipingi, a chi pensi? A chi penso? Allora, non è scontata questa risposta. Io penso a me stessa. Perché a me stessa, ai sacrifici che ho fatto, al mio percorso artistico, ogni pennellata, ogni segno rivedo me. E soprattutto le persone che amo, che mi stanno sempre vicino e mi supportano. La mia famiglia, il mio fidanzato Alfio. Sempre vicini. Vediamo se ci sono altre domande. Davide Basile, si vede un cambiamento di stile nel dipingere, a cosa è dovuto? Allora, Davide, credo che sia dovuto alla mia crescita personale, sia di età, perché mi sono diplomata in architettura e poi mi sono resa conto, approcciandomi all'Accademia, che il mio mondo era il paesaggio, l'astrattismo. E quindi sì, una crescita mia personale, semplicemente, anche il modo di vedere le cose, perché il mondo è sguardo, secondo me, e siamo noi a colorarlo. Quindi da questa base io dipingo. E parlavamo di un'evoluzione, appunto nella tua evoluzione c'è un lasciare, possiamo dire, la pittura realistica, la pittura accademica, per avvicinarti a un tipo di pittura, di disegno anche più emotivo, che maggiore espressione della tua emotività. Sì, certo, ovvio, anche perché mi sono voluta staccare dagli studi accademici, perché gli studi accademici ti danno una base, servono perché sono degli esercizi, delle copie, copiando i grandi maestri, giustamente, si ricerca un proprio stile. È una scelta ormai dovuta e matura il fatto di volermi staccare nettamente, vabbè, ma credo che sia un percorso obbligato che tutti gli artisti prima o poi fanno. Comunque sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli, per me non mi soffermerò comunque alla ricerca dell'Etna o già in cantiere altre situazioni, sempre con la matita, altri paesaggi, però la sicilianità comunque farà sempre parte di me, infatti mi sono approcciata ultimamente con ritratti siciliani come le teste di Moro. Se avete, sì, andiamo immagini. Anche le teste di Moro che le abbiamo. Prego Serena, tu. Sì, sì, no, se ce l'avete, sì, sì. Ok, ah, no, questo
No, questo benissimo, lo posso anche dire, non è un problema. È un acquarello che l'ho fatto quest'anno per la festa di Sant'Agata. Ho voluto rendere omaggio. Molti mi hanno chiesto perché hai fatto gli occhi blu. In realtà le foto a volte nascondono il colore degli occhi, ma in realtà gli occhi azzurri, la scultura, la statua. Poi andiamo a vedere appunto le teste di Moro. Sì, allora le teste di Moro pure è una mia rielaborazione, è un acquarello innanzitutto 30x40 su per giù come dimensione ed è una ricerca sì, sempre sul colore e sul segno, in questo caso sul segno, non lasciando mai la parte mia da ritrattista comunque. Infatti molti mi dicono che mi somiglia perché i tratti rivedono i miei tratti somatici. Ma va bene così, si tende sempre a rappresentare noi stessi. Qui anche abbiamo testa di Mora. Sì, sì, a testa di Mora al maschile, quindi lo stesso discorso vale anche per questo. E poi passiamo invece a vedere qualche altra cosa con... Ecco, questi sono dei CD che hai dipinto sempre tema siciliano. Esatto, questi praticamente fanno parte di questo progetto che ho in cantiere, che vi sto spoilerando, per questo vi ho inviato le immagini. Desidero praticamente dipingere l'Etna con dei simboli siciliani, come ovviamente conosciamo il fico d'India. Poi nell'altro CD c'è proprio l'Etna. Lì proprio mi sono staccata comunque dal fattore realistico, esatto. Ho voluto più illustrarla nella maniera più tradizionale possibile e questi possono diventare quadretti, diciamo che mi sto approcciando all'elemento decorativo dell'Etna più che emotivo. E poi abbiamo, vediamo cosa, quali altre tecniche, ecco, quali sono, ecco. Ecco, qua abbiamo anche un'immagine di un sasso dipinto, troviamo sempre l'Etna. Sì, sì, esatto, sì, mi approccio anche nella pittura su sasso, e diciamo che la rappresento ovunque. Poi ultimamente c'è stato il parossismo che ha sconvolto un po' tutti e vi lascio immaginare come mi sono entusiasmata alla vista di tutto questo. Andiamo a vedere appunto qualche altro tuo dipinto sull'Etna. Sì, dovrebbe esserci l'ultima tela, ora vediamo, sì. Sì, andiamo a vedere, ecco, questa dovrebbe essere l'ultima. Sì, questa è l'ultima di 4 giorni fa, è un acrilico, sì, qui praticamente l'aiuto del mio fidanzato è stato fondamentale perché è una foto che ha scattato lui. Io ci tengo a precisare questa cosa, perché le mie tele sono sempre frutto di ispirazioni e di foto che scatto io oppure di persone a me care che mi inviano delle foto e io le faccio diventare mie. A tal proposito c'è appunto anche una foto che tu hai su cui tu hai dipinto, che hai proprio visto in questo parossismo una donna. Non so se ce l'abbiamo. No, forse no. No, allora non era proprio una pittura perché ho usato semplicemente un programma grafico. Era semplicemente, sì, ho visto una donna che fuoriusciva dal vulcano, semplicemente. Sempre per discorso che mi collego a Tifone, che vedo sempre delle forme. Quali sono le altre tecniche da te predilette? Vogliamo appunto chiudere con questa... Sì, sì. La carrellata, insomma, per avere poi il tuo completo. Sì, allora, per concludere la mia carrellata, come avete visto, apprezzo e amo tantissimo l'olio su tela. Però sto riscoprendo l'acquarello, è la mia tecnica più amata in assoluto perché mi ha fatto crescere, è la matita. La matita con tutte le varie tecniche di grafite, le varie matite, dalla più dura alla più grassa. È un mondo che non finisce mai di stupirmi e continuerò sicuramente a seguire e a approfondirlo.
Sì, ecco, infatti. Qua vediamo altre due. Sì, mia sorella mi fa da modella. Sì, infatti qua c'è una tecnica, sotto c'è un piccolo work in progress del ritratto con, alla fine, sì. Sì, qua ho usato semplicemente polvere di grafite e qualche tratto di matita, ma... Sì, è iperrealista, questo è un ritratto iperrealista che si avvicina molto alla foto che ho scattato sempre io e mia sorella. Bene, parliamo anche poi della tua attività da docente, no? Cosa prediligi? Dipingere, quindi proprio la parte artistica, oppure insegnare? Allora, io credo che l'insegnamento sia una vocazione, ci credo perché lo sento. Credo di, non mi voglio vantare di questo, però credo di trasmettere tanto ai miei allievi del corso di illustrazione di pittura dell'Accademia. Anzi, ne approfitto per salutare il mio docente, il mio collega docente, il professore Indaco, che mi ha fatto riscoprire questo mio lato. Devo dire che amo tantissimo insegnare e soprattutto gli allievi danno a me tantissimo. Riescono a creare un'altra me dal punto di vista artistico, quindi è un dare un avere, mi piace molto, sì, davvero. Andiamo a vedere, ecco, qualcun'altra invece delle tue tele, quelle in cui ti ispiri appunto a Van Gogh, come detto all'inizio. Sì, qua è sempre uno studio di Van Gogh, amo tantissimo il colore giallo, i suoi girasoli, quindi li dovevo per forza rappresentare. Sì, questo è un acrilico. Questo già è un lavoro, sì, questo è un lavoro del liceo, ed è veramente grande, come misura è quasi 50x70, e ci ho lavorato un anno, ed è la copia del canestro di frutta di Caravaggio, semplicemente fatto con i pastelli acquerellabili. E poi, Serena, tu dipingi anche il tessuto. Sì, dipingo il tessuto, è qualcosa che ultimamente faccio con passione, è anche un piccolo lavoro, sì, soprattutto rappresento le figure Disney, quindi ancora è molto, diciamo che non è qualcosa di mio, però sì, mi piace, ho intrapreso anche questa strada, sì, diciamo che non mi fermo mai. Ecco, non mi fermo mai. Non fai mancare nulla. No, assolutamente. Io senza arte, senza dipingere, non posso stare. Comunque, tra appunto le mostre le più importanti a cui hai partecipato, c'è la collettiva presso il Palazzo Duchi di Santo Stefano a Taormina del 2020, la collettiva pittorica presso Palazzo della Cultura a Catania del 2015. Io, ecco, vorrei farti una domanda io invece. Se dovessi scegliere una musica, un genere musicale cui accostare o cui paragonare la tua arte, quale sceglieresti? Allora, sicuramente il genere folk. Io ascolto tantissimo mentre dipingo, non so se sono conosciuti, gli Agricantus, che è un folk ambient, che è una musica piuttosto etnica orientale, e la nostra anche Carmen Consoli, quindi io riesco, sì, posso accostare l'energia di Carmen Consoli alle mie tele. Della cantantessa, l'energia appunto catanese. Della cantantessa. Andiamo a leggere qualche altra domanda. Sì. Allora abbiamo Francesca Ceraulo che scrive: se dovesse fare un ritratto a Rita Patanè, che colore userebbe? Ecco, sono curiosa. Ok, fammi pensare un attimo. Allora, io vedo in te una dolcezza, quindi userei come sfondo un bell'azzurro per poi creare dei colori sul rosa, sul violetto. Proprio una delicatezza e una dolcezza che secondo me ti contraddistingue. Grazie, sono bellissimi i colori. Ismaele Morabito, dov'è possibile osservare le tue opere? Bene, allora io...
Sì, ho due pagine social su Facebook e su Instagram. Se potete mandare, diciamo, lo screen, ok. Qua mi potete trovare su Facebook con My Serendipity Art. Anche il nome non è a caso perché mi rifaccio alla serendipità come se entriamo in un sito e troviamo qualcosa di inaspettato. Per questo ho voluto intitolarle così. Qua invece siamo su Insta, ci sono tutti i miei lavori, sono sempre aggiornati, lavoro su commissione, quindi per qualsiasi cosa mi potete contattare. Quindi sia appunto su Instagram che su Facebook, appunto possiamo trovare le tue opere e anche contattarti eventualmente, perché appunto lavori anche su commissione. Poi abbiamo Alfiolandro che scrive: c'è un dipinto di qualcuno che ami o che ti piace a tal punto che avresti voluto aver dipinto tu? Sì, ma si vede dalle copie che ho fatto. La notte stellata di Van Gogh. Io amo le stelle, il cielo, ma si vede anche l'approccio con l'Etna che non manca mai il cielo in tumulto. Quando vedo la notte stellata di Van Gogh, l'ho riprodotta perché avrei voluto dipingerla io, ma fortunatamente c'è stato il grande maestro che l'ha fatto per tutti. E poi Antonella Miano scrive: dove ti piacerebbe esporre le tue opere? Ma ovunque, cioè, vorrei uscire dalla Sicilia, questo sì, però va benissimo così. Però sì, mi piacerebbe avere delle esperienze nuove anche all'estero, perché no? Vito Mazza, qual è il messaggio che provi a trasmettere ad uno spettatore? Allora, il messaggio è semplice. Il messaggio è la sicilianità, la mia terra. Il fatto che noi giovani, se ce la facciamo, possiamo con tutti i mezzi rimanere nella nostra terra e creare bellezza. Perché diceva qualcuno che la bellezza salverà il mondo. E credo che noi giovani le armi ce l'abbiamo e dobbiamo combattere cioè perlomeno per restare dove siamo. E io ce la metto tutta, da buona siciliana. Umberto Trovato, che è un altro collega, scrive: quanto i colori possono incidere sull'umore dell'artista e su chi li vede spalmati su un soggetto o all'interno di una cornice? Sì, come ho detto prima, si parla di cromoterapia perché un colore, anche per quanto riguarda colori di pareti, sì, è importante perché immaginati una stanza tutta dipinta di nero, non lo so che emozioni può trasmettere, ok? Quindi sì, il colore è importante, ci sono degli studi nel cerchio cromatico che in base ai colori complementari e accostamenti danno delle sensazioni e credo che sia la base di uno studio, dello studio dell'artista, poter colpire anche col colore, non solo col disegno, che è importantissimo. E ultima domanda, meglio la definizione del disegno o le pennellate, cioè dove ti identifichi? Scrivono Francesca e Mario Patti. Allora, bella domanda anche questa. Io mi identifico con le pennellate, perché sono come me. Io sono istintiva, sono passionale, quindi sì. Mentre il disegno è più metodico, più dettagliato, è sempre una parte di me, ma sì, mi ritrovo con le pennellate, trovo me stessa lì, la libertà di essere io. Bene, Serena, in chiusura io so che c'è un pezzettino della tua biografia artistica che ti definisce, che tu volevi leggere, e possiamo anche chiudere così. In che senso la parte della mia biografia? Non lo so, c'era un pezzo, tu mi avevi detto un Ah sì, allora piccolo. teoricamente è quello che avevi detto tu. Ah, ok. Sì, che praticamente la cosa più importante da dire è che il sogno, tutti i colori che appartengono alla sfera onirica e i paesaggi reali, per me possono convivere insieme e faranno sempre parte della mia arte, del mio stile pittorico. Non mi fermo mai, ripeto, continuerò sempre a cercare nuovi stimoli.
Grazie Serena, grazie perché attraverso i racconti appunto dei tanti artisti locali, delle tante genialità che abbiamo sul territorio, io credo che ce ne siano davvero tante e che vadano raccontate. Quindi è bello soprattutto poi che ascoltare una ragazza giovane che abbia veramente tutti questa volontà di fare e di credere soprattutto nella propria arte. Grazie a Serena Pagano per averci raccontato appunto la tua passione, la tua arte. Grazie, per me è stato davvero bello e grazie per le domande, mi hanno dato anche uno spunto nuovo per altre opere, per me è importante. Grazie Rita, sì, grazie a tutti. Ringraziamo appunto tutte le domande che ci sono arrivate da chi ci segue. Grazie e buona serata. Buona serata a voi. E adesso stacchetto e poi ultima parte. L'ultima parte del nostro programma è dedicata allo sport a condurla sarà il nostro Alfio Giuseppe Grasso che abbiamo in collegamento e che parlerà questa settimana del Papiro Volley che è protagonista appunto nella Serie B in questo periodo appunto particolare. Lo farà intervistando Nunzio Currenti, il direttore sportivo del Papiro Volley. Buonasera Nunzio. Buonasera Rita, buonasera e grazie. Ti sentiamo un buonasera. Po' lontano. Buonasera Nunzio. Nunzio, ti sentiamo un po' lontano, dicevo, quindi se riesci, insomma. Spero che mi sentite. Ora un po' meglio. Bene, buonasera a tutti. La parola d'arte. Ciao Rita, buonasera a tutti di nuovo, benvenuto Nunzio Currenti. Allora, Rita l'aveva già accennato, è una Serie B che si è partita, già è arrivata a metà, il Papiro Volley è arrivato a metà del suo primo girone perché in questo momento di Covid uno dei modi che la FIFA ha pensato di utilizzare comunque per far iniziare a giocare è quello di aver diviso i vari gironi, quelli che dovevano essere i gironi originali in due sottogironi. Quindi intanto Nunzio Currenti, questa decisione soprattutto a 5 partite fatte, come la vede? Non è stata digerita benissimo perché se consideriamo che la scorsa settimana sono state bloccate delle processioni, capirà che insomma la valutazione che è stata fatta è stata una valutazione all'atere. Allora, fosse intervenuta la decisione all'inizio, allora ti dico che la formula certamente non è più adatta perché se consideriamo che un girone a 12 squadre fai 22 partite con questa formula di gironi che fai fatto 16, comunque 6 settimane si sarebbero divise benissimo nel periodo di sosta e nel periodo di sarebbero 31 di presettimanali. Considera pure che questa formula in questo modo ci porta ad andare 3 volte in Calabria, ma soprattutto a confrontarci con la realtà sicuramente di assoluto spessore, perché la Messia e Toriani arriveranno certamente dei primi 3 posti della classifica finale, poi nell'altro girone c'è la Juve che sta facendo un massimo di risultati, ha vinto già 6 partite ed è a punteggio pieno con 18 punti. Ora, sì, perché Ricordiamolo per chi non lo sapesse, la Costa Dolci Papiro Fiume Freddo è stata inserita nel sottogirone L1 insieme appunto a Lamezia, alle Toianni, alla Lube, al Vibo Valentia e al 5 Fronti Reggio Calabria. Quindi diciamo un sottogirone che sì, dovrebbe essere, diciamo, il Fiume Freddo ovviamente è una squadra siciliana, ma per ben 3 volte, come sottolineava anche lo stesso Nunzio Currenti, dovrà attraversare lo stretto. Quindi diciamo è stata inserita nel girone
Messina, Messino Calabrese, diciamo così, per vicinanza. È stato utilizzato il criterio di territorialità. Allora, se esatto. Il criterio geografico, allora non rispetto ad andare in quel girone, su questo non ci sono. Credo che andasse fatta una formula diversa che ci consentisse di confrontare chi andate e si ritorna con le squadre. Questo tipo di formula è stato utilizzato in serie a due femminili un paio di anni fa e viene utilizzato di solito nei campionati dove c'è necessità di fare di nuovo quando ci sono grossi numeri. Ora che succede? Finita la prima fase, con un campionato andato intorno, c'è la seconda solo di andata. Andiamo a confrontarci altre sei partite, sei avversari dell'altro girone, ma solo andata. Quindi in realtà la sfida ne avrà fuori, non è la possibilità reale di tutti sono reali. Allora, però poi dobbiamo fare un'altra considerazione. Signori miei, consideriamo che un anno fa noi eravamo a un passo dal terzo posto, eravamo imbattuti di casa. Avevamo un cammino positivo che ci poteva portare a un livello davvero mai visto. Sì, non lo sentivo. Ok. Ripartire, costruire la situazione non era assolutamente facile. Non è assolutamente facile perché noi vediamo Andrea Chiesa, vediamo Leonardo Genovese a fronte di un mercato che era partito già da il piano locale abbiamo... era partito in mercato, quindi per noi non era assolutamente facile essere andare a prendere Stani in Puglia, perché noi abbiamo per la prima volta un giocatore che non è siciliano, quindi da cosa. Ora lei lo ha già sotto. Sì, noi abbiamo qualche problemino, però volevo ripetere, diciamo, sottolineare il fatto appunto, noi forse abbiamo qualche ritorno un po' di difficoltà. Comunque sottolineerei la parte, credo, importante sulla classifica, che alla fine, nel momento in cui si uniranno i due sottogironi, L1 e L2, sarà una classifica comunque monca, in quanto appunto ci sarà soltanto quando si uniranno i due gironi, si giocherà soltanto contro le squadre che non si sono già affrontate e soltanto l'andata. Quindi, giustamente, come diceva il DS del Papiro Volley, Nunzio Currenti, sì, sarà una classifica sicuramente monca. Nel frattempo, mia cara Rita, io ne approfitto, sì, visto che sono tornata per suggerirvi per suggerire Annunzio, se magari hai fatto un microfono, cioè un hai fatto, microfono. Non mi dicono dalla regia. Hai fatto benissimo, nel frattempo però è caduto, quindi io ne approfitto un attimino per prendere appunto per dare Annunzio. Tutte e due, cosa vorrà dire? No, tu di viola, io di fucsia. No, io sono, no, io queste blu, non a parlare prima con... Vabbè, dico, è stato l'influenza. No, volevo sottolineare il fatto, visto che si parla comunque di volley, abbiamo spesso parlato di ripartenza qui, no? Quando sono intervenuto per fare un po' il punto, praticamente solo a distanza di mesi, perché non c'è, sulle varie ripartenze degli sport. Bene, sappi che sì, il volley a livello nazionale, come quello della B del Papiro Fiume Freddo, è già partito da qualche mese, mentre per quanto riguarda il comparto regionale, quindi dalla serie C in giù, quindi la serie che in cui milita la New Image Volley Giarre del presidente Antonello Sorbello, ricomincerà questo fine settimana, o comunque, se non questo fine settimana, il prossimo fine settimana. Quindi ecco, approfitto, visto che si sta parlando di pallavolo, approfitto di questa non voluta assenza di Nunzio Currenti per aggiornare gli amici che ci seguono di questo fatto. Ed è una cosa importante perché comunque significa che piano piano si sta tornando verso la normalità sportiva, quantomeno nel volley,
che sai, credo sia ripartito con più facilità degli altri sport, perché c'è meno, inevitabilmente c'è meno contatto fisico, no? Quindi certo, magari è sì uno sport agonistico, ma non di contatto, e quindi inevitabilmente. Vediamo una ripartenza, appunto, quantomeno, come dicevi, nel settore agonistico, insomma. Sì, sì, si spera per la pallacanestro c'è stato, insomma, anche se nella specificità della situazione il basket Jarre no, ha deciso di non partecipare, ma diciamo si aspetta l'inizio di marzo col famoso nuovo DPCM, però ecco, orientativamente entro marzo si dovrebbe ripartire con la pallacanestro delle nostre zone, intesa però catanese. Poi per quanto riguarda la Libertas Fiume Freddo, si vedrà. Eccoci qui. Ciao Nunzio. Siamo Nunzio. Allora, scusate, perché insomma, ero messo in una zona dove prendeva pochissimo, sono uscito fuori dalla marea. Zona schermata. Sì, molto, molto meglio. Perché eri in palestra, diciamolo, perché oggi è giornata di allenamenti, visto che appunto siete in pieno campionato, fondamentalmente. Dopo insomma, dopo la partita a sud, la partita sud, perché l'abbiamo gettata agli ospiti, perché eravamo avanti 19-15 al terzo set, e poi abbiamo perso alle Toiani, ricordiamolo. Abbiamo perso 3-1, ma eravamo avanti al terzo set 19-15, perdendo 25-25. Allora, chiaramente è una sconfitta con un po', chiaramente, dal punto di vista fisico, tutto dentro, perché se non ci siamo allenati, abbiamo perso stasera, siamo in palestra, tra poco faremo una sorta di terzo tempo e ci diamo appuntamento a domani. Ora, davanti, come spiegavo prima dell'interruzione, in un campionato, in un girone così particolare, così difficile, perché la Mezzia è una squadra di categoria superiore, ma il De Toiani ha dei giocatori di assoluto livello. Basta ricordare che il centrale Arena Battiato due anni fa sono saliti in 3-2 con la messa di Mister Bianco, ma non dimentichiamo il centralino Cortina, che fino a qualche anno fa era titolare fisso in 3-2 nel ruolo di libero. Giovanni Chilletti ha una garanzia nei campionati di Verso, sai bene, anche lui con Battiato Arena è salito in 3-2, Gio Cavalli ha una garanzia nel ruolo di libero. Allora, davanti a questa situazione, una squadra come la nostra che deve scendere in campo e non sbagliare, perché se ti concede 45 errori punta in 4 set non può andare da nessuna parte. Allora domani sarà una sorta di prova chiave, una prova di maturità, perché domani chiaramente è necessario tirare una linea, perché in questo doppio confronto con le due anni chiaramente domani bisogna buttare la vittoria, c'è poco da fare, vincere le partite che si possono vincere, ok, però quando devi fare la differenza, l'anno scorso ricordo che si è potuto vincere la Cicastello, abbiamo battuto 5 fronti, abbiamo conquistato risultati prestigiosissimi l'anno scorso, stavamo andando a vincere a Palermo. Allora, per dare un senso a questo campionato, c'è stato il blocco delle sessioni, domani è importante sempre una prova di carattere, sempre smuovere la pressione. Ecco, ricordiamo perché con la partita di domani, con la giornata di domani ricomincerà e comincerà il girone di ritorno di questo sottogirone, altre 5 partite che, come ha già detto lei, Currenti, dovranno inevitabilmente far capire di che pasta è fatto il papiro quest'anno, malgrado tutto, malgrado la preparazione, il mercato, il girone che ha inevitabilmente sofferto della situazione pandemica. Devi considerare una cosa: noi abbiamo iniziato a fine settembre, abbiamo iniziato l'attività in ottobre, per un mese siamo stati a casa, abbiamo cominciato a dicembre, era praticamente situazione critica. Non considera che abbiamo anche un altro problema da affrontare, che è rispetto delle norme Covid, del protocollo sanitario, certo, che ci siamo dati in questo girone, praticamente, nonostante non ci siano delle prescrizioni federali stabilite, noi come girone è nulla, praticamente ogni settimana ci sottoponiamo a un tampone antigenico, proprio per essere sicuri, per garantire la sicurezza. L'aspetto sicurezza per noi è diventato prioritario e fondamentale, i ragazzi giocano tranquilli e non abbiamo avuto alcun contagio da palestra, e questa cosa rappresenta un grande risultato, chiaramente la condizione del campionato
non si è fermato nessuna partita. Quindi in realtà ti blocca lo sport, forse dovrebbe riflettere un tantino sui dati reali di contagio nello sport, no? Perché lo sport in un momento così critico potrebbe rappresentare, certo, una valvola di sport importante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che il volley da questo punto di vista aiuta, perché comunque non è sì agonistico, ma non è chissà quanto di contatto, però è ovvio che vuoi o non vuoi, il contatto arriva anche solo tra i giocatori, quindi questa decisione di essere quasi autonomamente sicuri del proprio corpo e della propria carica virale. Esatto, dico. E se stendo palla, però comunque non diciamo, appunto, lo ha voluto sottolineare lei, è stata una decisione delle squadre non volerlo fare, quindi ecco, volevo sottolineare questa cosa, perché è importante. E ne andiamo fieri, credo. Assolutamente. Che presto potrebbero esserci novità anche per tutti. È stato siglato un protocollo di intesa. No, è stato siglato un protocollo di intesa. Ad oggi manca solo, ma abbiamo ricevuto la bozza tra il vicepresidente del CONI, scende da ieri perché ieri ha finito il mandato senza Parigi, l'assessore alla sanità Razza, l'assessore allo sport Mandolissima, perché si creerà un percorso preferenziale per tutte le società che svolgono attività nazionale, in preminenza nazionale. Poter fare il tampone a settimana rappresenta la base per poter stare quantomeno con un certo margine di sicurezza in palestra. Ora, sicurezza e serenità, soprattutto. Inizia pure la sessione la prossima settimana. E quindi sicurezza e serenità. A proposito di cose per cui andare fieri e orgogliosi, come ultima domanda, lei è un fresco consigliere della FIPAV per quanto riguarda il territorio Catania-Enna. Cosa significa per lei? Allora, chiaramente la soddisfazione è tanta, perché tanta, perché il consenso è stato importante ed è stato quasi complessivo, 69% delle preferenze sono tante, perché il secondo posto è importante, perché insomma mi è stato riconosciuto un po' tutto quello che ho fatto negli anni nella pallavolo, ma non dimentichiamo il sport, che per me rappresenta chiaramente un punto di forza importante, come il ruolo della comunicazione nella pallavolo, che negli anni, avendo gestito grandi eventi della Federazione Italiana Pallavolo, insomma, anche una macchina che conosco bene. Ora il lavoro arriva in una fase molto delicata, perché ci sono le palestre chiuse, le società, certo, sono ferme, dei giocatori e ragazzi si allontanano dallo sport perché hanno paura. Allora dobbiamo essere bravi tutti insieme. Posso dire che la squadra che ne è nata dietro Maurizio Ragusa è una squadra importante, è una squadra che ha deciso di costruire un progetto di crescita, un progetto di promozione della pallavolo, ma soprattutto la lingua che stiamo parlando tutti è la pallavolo. Cioè, i discorsi politici fino a questo momento a noi non interessa, siamo messi a lavorare da questa settimana. Il 20 marzo partono i campionati under 17 e under 19, ed è il campionato giovanile. Se vediamo i giovani in campo, significa che insomma un po' la luce fuori dal tunnel cominciamo a vederla. E questa è la cosa più importante. Signor Curenti, la ringraziamo per questo tempo, anche perché, come ha detto lei, ha sottolineato, è in palestra, perché ci sarà anche una sorta, no, di terzo tempo di incontro per serrare ancora di più i ranghi in vista del proseguo del campionato. Quindi grazie del suo tempo. Ci saluti, diciamo, la squadra. Grazie. Esatto, inevitabile. Domani sarò poi in posizione di telecronista, quindi ormai ho trovato il deterrente per soffrire me. Insomma, lo capisco, fare il telecronista. Fare il telecronista ti estranea un poco. Devi essere presente, ma ti estranea. Grazie Nunzio Curenti, anche da parte mia. La prossima volta ci ritroveremo magari direttamente in palestra o dal vivo. Di presenza. Di presenza. Buonasera. Bene, direi appunto che il signor Curenti ha fatto un'ottima fotografia.
della situazione, perché appunto sì, il primo fiume freddo ha ricominciato, però appunto sarà comunque stato inserito per territorialità in un girone difficile, dovrà comunque affrontare una stagione e mezza, diciamo così, una mezza stagione sarà in fin dei conti. Alla fine di questa famosa seconda fase ci sarà comunque una classifica un po' manca inevitabilmente. Posso dire le mie sensazioni, perché sono un po' le sensazioni. Siamo contenti che chiaramente siamo in palestra, si è ricominciato la situazione, però credo che giocare senza pubblico è la morte del sport, perché proliferare infatti delle partite nasce da un'esigenza di poter sentire la gente che a casa insieme. Però credi, è la morte dello sport, la morte dello sponsor, perché poi alla fine di tutta questa situazione che sta creando, credi, due stagioni, alla fine dovrei fare i conti con sponsor che sono... Con le perdite, con le eventuali perdite. Ricordiamoci sempre che comunque non ti sostengono in questo senso, e quindi se non nelle strutture, noi ringraziamo Dio Fiume Freddo, siamo ben supportati, con una struttura eccezionale. Allora, io la speranza è rivedere la gente in palestra, e quello è l'augurio, l'augurio più importante, perché la cosa che funziona di più è sentire quel papiro che in questo momento purtroppo c'è una grande situazione. Cerco di trascinare io in telecronaca. Ma quella purtroppo è l'unica cosa che si può fare. Dicevo un po' come per gli spettacoli dal vivo di cui abbiamo parlato, no? Senza pubblico chiaramente le emozioni, non ci sono quelle emozioni che può darti il pubblico. La cosa bella è che il bel complimento è ci fai emozionare. Allora, se io riesco a ricevere questo feedback da casa, significa che allora sì, allora ci siamo. Però ripeto, per me che la vivo come Maria Zia, come Cipone Maurizio, insomma Davide Massimino, siamo ormai da tanti anni che cerchiamo di portare avanti quello che è il nostro sogno, no? Alla fine siamo riusciti da zero nel 2007, prima col vecchio bambino, ma poi nel 2009 abbiamo fondato il nuovo, siamo riusciti dalla prima divisione arrivare a Serie B a vincere due coppe Sicilia con due squadre diverse, a inserire in campo giocatori della zona, ad aver ma Scalesi, Cerresi, e questa è la grande vittoria nostra, no? Il fatto di aver lanciato questo progetto in zona che ci ha consentito poi di essere un marchio di migliaia di serie da Catania, con 10 giocatori, adesso ne arrivano 6. Adesso abbiamo in pianta stabile Davide Lombardo, Andrea Lombardo, abbiamo Francesco Monforti, Simone Lombardo, la nostra bandiera, Pedro Cifore, sempre più, Marco Zammataro, insomma, tutti i ragazzi, e questo è il motivo di grandissimo orgoglio. Assolutamente, il papiro è in continua crescita e non si vuole fermare, e sicuramente il Covid non lo fermerà. Però la cosa che mi piacerebbe ora, tornando al discorso anche della mia elezione, perché chiaramente io rappresento una zona, no? La zona ionica, mi piacerebbe adesso che torni allo splendore di un tempo, che insomma che sponsorizzano al posto Zafferana, c'è una realtà importante, Santa Venerina, insomma, poi dobbiamo Masca, che anche io ho la squadra che alleno, quindi per me è un altro, adesso da oggi è ufficiale, parte pure la prima edizione con la Coppa Italia di prima edizione, sicuramente dopo Pasqua, la cosa bella, la grossa vittoria in zona potrebbe essere quella di portare la pallavolo dove non c'è, e questa è la grande scommessa che dobbiamo fare, ma soprattutto anche perché i ragazzi hanno bisogno di fare sport, non c'è altro, perché sì, la cosa migliore che possiamo fare. E noi saremo qui a vedere se gli sforzi
nel volley a tutti i fronti, adesso anche uno in più, quello da consigliere di Nunzio Currenti, porteranno i frutti. Grazie, grazie Nunzio, ti lasciamo alla squadra. Grazie Rita, un bacione, grazie, grazie. Grazie Nunzio, grazie. E buon lavoro. Un abbraccio. Buon lavoro Nunzio, saluta la squadra. E quindi sì, c'è bisogno di sport, c'è bisogno di sport come tante di altre tante cose, che alla fine lo sport sì, è bello da fare, ma è bello anche da vedere, quindi io lo metto, diciamo, al pari di uno spettacolo teatrale, al pari di un film al cinema, mancano tanto queste cose, e quindi rivedremo, si rimane così, per ora guardiamo quello... Bisogna anche di farlo, insomma. Che mi vuoi dire? Mi stai dicendo qualche cosa? No, scherzo. No, scherzo. Si scherza, ovviamente. Motivo da sola, sì. Ma vedremo adesso come tutte le varie società che continueranno o ricominceranno a giocare, e quindi da giornalista sportivo sarò lì a sondare, a guardare tutto. E quindi se ci sarà bisogno mi evocherai ed io arriverò sicuramente. Grazie allora ad Alfio Giuseppe Grasso, appunto anche a Nunzio Currenti, per averci insomma parlato di pallavolo, di Papiro Volley in particolare, e poi insomma hai parlato anche della società Giarrese, hai accennato sì. Anche alla società Giarrese, e anche la Serie C è tutto a scendere, quindi si ricomincia pian piano, si ricomincia. Grazie Rita. Ninja. Grazie ad Alfio Giuseppe Grasso, grazie. E alla prossima. È caduto Alfio. Allora, questa era appunto la nostra ultima intervista con questo spaccato sulla ripartenza degli sport agonistici in questo caso, in questo periodo. E questa era appunto la nostra ultima parte. Io come sempre ringrazio chi ci ha seguito fino a quest'ora, e prima di chiudere vi voglio dire appunto che domani a Lingua Glossa ci sarà alle 11 l'inaugurazione della stele commemorativa dedicata a Monsignor Vincenzo Di Mauro, l'arciprete appunto Vincenzo Di Mauro. La giunta comunale di Lingua Glossa con al capo il sindaco Salvatore Puglisi, continuando nella azione di attenzione ai propri stimati concittadini, con delibera in data 5 febbraio scorso ha disposto di collocare proprio nella piazzetta d'angolo fra la biblioteca comunale e i locali parrocchiali una stele in memoria di Monsignor Vincenzo Di Mauro nella ricorrenza del decennale della sua scomparsa. Questo piccolo slargo era un luogo caro a Don Vincenzo Di Mauro, oltre che molto familiare appunto a lui, e la scelta dell'amministrazione quindi non è stata casuale. Un luogo che fino agli ultimi anni della sua permanenza da parroco in canonica avrà potuto continuamente osservare dal balcone soprastante, canonica fra l'altro per la costruzione della quale si è tanto prodigato lo stesso Don Vincenzo. E quindi domani alle 11 ci sarà questo importante evento per la comunità di Lingua Glossa. Ringrazio come sempre GS Produzioni Video nella persona di Salvo Faro alla regia e Giuseppe Faro e il nostro operatore di ripresa. Ringrazio 01 TV e Giuseppe Le Cause, e ringrazio voi per averci seguito e aver commentato e fatto domande, quindi interagito con noi. Vi ricordo che potete seguire e rivedere la trasmissione appunto sulla pagina Facebook il punto punto web, oppure sul nostro canale YouTube, e poi su 01 TV appunto. Grazie e buon fine settimana.